Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere intervenuti a questo interessante evento formativo sulla riforma del processo civile. Ringrazio intanto l'Università e gli Studi di Palermo per ospitarci, in particolare il professore Salvatore Zino che ha pensato e voluto condividere col Consiglio dell'Ordine questo evento formativo. Ringrazio la Scuola Superiore della Magistratura, la formazione decentrata in persona anche del dottor Torrasi, che ha voluto condividere con noi anche appunto come magistratura questo evento. Ringrazio gli autorevoli relatori che interverranno, il professore Salvatore Zino, il dottore Giulio Corstini, giudice della prima sezione civile del Tribunale di Palermo e referente distrettuale per l'innovazione dell'area civile, e l'avvocato Dario Greco, segretario dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. La riforma, come sapete, insomma, ci sta coinvolgendo moltissimo perché è veramente una rivoluzione del processo civile su moltissimi campi. L'obiettivo della riforma è proprio quello di semplificare, rendere più spedito, razionalizzare il processo, cercando di rendere più effettiva la tutela giurisdizionale. Le riforme riguardano sia aspetti sostanziali che aspetti processuali, del processo di cognizione, di esecuzione, dei vari procedimenti speciali e anche gli strumenti alternativi della controversia, per limitarci a parlare appunto degli aspetti strettamente civilistici. Le novità sono tantissime, riguardano per esempio la codificazione dei principi di chiarezza e sentiticità degli atti. Già sul punto erano intervenute le sezioni unite con la sentenza 37552 del 2021, riguardano la stabilizzazione dell'udienza cartolare, dell'udienza a distanza a cui ci siamo abituati durante la pandemia, ormai appunto verrà codificata come alternativa all'udienza in presenza. L'implementazione del processo civile telematico, della obbligatorietà del deposito di tutti gli atti del processo, quindi anche degli atti introduttivi, l'obbligatorietà delle notifiche a mezzo PEC, di questi aspetti ci parlerà poi il dottore Corsini. Un aspetto sicuramente rilevante è proprio il processo di cognizione, al ruolo centrale che assume l'udienza di prima comparizione, un'udienza in cui il tema decidendum e il tema probandum deve essere veramente già assolutamente definito, perché il giudice deve trovarsi nelle condizioni di poter diciamo, decidere cosa, che strada intraprendere rispetto al processo e quindi se disporre, insomma, prendere i provvedimenti istruttori, quindi ammettere le prove e procedere poi subito alla calendarizzazione dell'udienza per le prove, oppure trasformare il rito da ordinario a rito semplificato, oppure decidere che la causa è matura per la decisione. Tutto questo previa tentativo di conciliazione che proprio deve avvenire alla prima udienza in cui le parti appunto devono essere ascoltate e possono anche, il giudice può chiedere loro anche dei chiarimenti sui fatti oggetto della controversia. Per arrivare appunto alla prima udienza, a questo snodo centrale del procedimento, tutti i termini a comparire, tutti i termini, scusate, processuali diventano dei termini a ritroso, per cui in maniera completamente diversa da quella che avviene oggi, in cui il primo contatto, la prima udienza è il primo contatto, in realtà tutto viene spostato in un momento antecedente, per cui veramente, insomma, il lavoro si complica per gli avvocati, si complica per il giudice, si complica anche per le parti che, insomma, devono sicuramente dirci tutto nel momento in cui si inizia la controversia e anche tutte le prove, perché altrimenti, insomma, si incorre appunto nelle sono le ordinanze che sono state introdotte, le cosiddette ordinanze provvisorie, che è una specie di filtro di primo grado, cioè queste ordinanze possono essere emesse appunto valutando in maniera immediata appunto l'accoglimento o meno della domanda e quindi emettendo queste ordinanze provvisorie. Un altro elemento importantissimo è appunto il procedimento semplificato di cognizione, che è un'alternativa al rito ordinario, per cui il giudice può anche decidere di mutare il rito, ma se rimane come era il 702 bis, ancora attuale, del 702 bis, come un procedimento a cognizione piena, però con alcune, quindi molto simile, però con alcune peculiarità. Per esempio, non, cioè si può applicare sia ai procedimenti che quelli in composizione con le
E poi si chiude con sentenza in cui chiamiamo i termini ordinari invece che con ordinanza. Altre novità riguardano poi i procedimenti dinanzi al giudice di pace, i procedimenti in appello, il proprio giudizio in Cassazione. Interessantissimo questo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per emettere un provvedimento relativo a una questione di particolare rilevanza che non è stata ancora affrontata dalla Corte e che si ritiene importante fino alla definizione del giudizio, per cui il giudice può appunto rivolgersi, sospendere il procedimento e appunto fare questo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione. Novità, ripeto, tanti. E poi c'è tutta la tempistica di cui ci parlerà il professore Zeno, quindi tutta la disciplina transitoria e quindi la tempistica rispetto all'entrata in vigore di queste norme. Passo subito la parola al professore Zeno, che appunto tutti conoscete, associato di diritto processuale civile dell'Università di Palermo, che appunto ci farà una carrellata di tutta la riforma e poi tutto ci illustrerà la tempistica, quindi tutta la disciplina transitoria e disciplina di passaggio. Buongiorno e grazie al Consiglio dell'Ordine, la formazione decentrata per avere aderito e fatta propria, direi, questa iniziativa. Peraltro anticipo che si inserisce in una idea che va al Consiglio dell'Ordine di dar luogo a più incontri, cioè l'idea è di dedicare oggi a questo primo incontro ad una carrellata, ad una panoramica delle novità che sono numerosissime, per poi concentrarci più nel dettaglio su singoli aspetti, con altri incontri che sono in programma a partire da fine gennaio. Esatto, correttissimo. Cioè, l'idea è quella di arrivare, diciamo, al 30 giugno, dopo aver organizzato oltre questo, pensiamo, probabilmente con l'impegno di tutti, altri 4-5 incontri, in modo da aver esaminato tutti i temi della riforma prima del 30 giugno. Riporto dal punto di vista anche i saluti del direttore del dipartimento, che purtroppo oggi è impegnato nel consiglio di amministrazione. Detto questo, entriamo un attimo a esaminare i vari aspetti principali della riforma. Ovviamente io non potrò accennare a tutti questi aspetti, perché altrimenti ruberei il posto agli altri relatori, e soprattutto per bisogno di varie giornate, semplicemente per annunciarvi, cercherò di concentrare l'attenzione sui temi principali. Andrò per macro gruppi, anche perché abbiamo riscontrato tutti noi relatori, ascoltandoci questi giorni, avendo contatti in una piccola chat, abbiamo riscontrato tutti una difficoltà di lettura delle nuove norme, in quanto la nuova legge è abbastanza disorganica. Contiene in realtà pochi articoli molto ampi, e questo rende difficile orientarsi per andare a individuare i campi, i temi che sono stati modificati. Questo decreto legislativo, come sappiamo, costituisce attuazione di una delega, oltretutto, quindi il tema ancora non è sotto, ma sicuramente poi col tempo dovremo anche andare a verificare la conformità tra il decreto legislativo e la delega. Sono temi sui quali, quando affronteremo i singoli temi, andremo a approfondire il problema. Innanzitutto, noi abbiamo parlato di una riforma del processo civile. In realtà questa definizione non mi sembra esaustiva, perché non sono state modificate soltanto norme sul processo, ma il decreto legislativo che stiamo esaminando, appunto, del decreto 149 del 2022, ha modificato anche numerose disposizioni in materia di famiglia, ha modificato norme del codice civile in materia di trascrizione delle domande giudiziali, è intervenuto sul codice penale e sul codice di procedura penale, ha rivoluzionato il Tribunale per i minorenni, che cambierà nome, si chiamerà Tribunale delle Famiglie, ma questo istituto nuovo
troverà applicazione tra 2 anni, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per vedere cosa accadrà. E inoltre è stata sostanzialmente abrogata in buona parte la legge sul divorzio, le cui disposizioni sono state trasfuse nel codice di procedura civile, sono state modificate la legge sui depositi telematici, le prestazioni di conformità, la legge fallimentare, il codice della crisi, la legge notarile e anche il decreto legislativo 150 sulla semplificazione dei diritti e il testo unico sulle spese di giustizia. Queste sono alcune delle principali fonti normative che sono state modificate dal decreto legislativo 149 del 2020. In molti casi assistiamo anzi ad una modifica della sedes materiae, cioè la disciplina che era inserita in una fonte normativa è stata, per esempio, disposizioni in materia di divorzio sono state spostate all'interno del codice di procedura civile con delle modifiche comportate. Questo decreto legislativo ha fatto così, ho visto che è composto tramite Word da 56.600 parole, e che già dà l'idea che si tratta di quasi di un codice come dimensioni. Alcune di queste norme sono particolarmente complesse. Vediamo di procedere con ordine. Io cercherò di seguire un ordine collegato al processo civile. Quindi, intanto vi segnalo modifiche in materia di mediazione. Cioè, iniziamo dagli strumenti di ADR, poi vedremo con questa carrellata alcuni spunti, diciamo, di alcuni argomenti che poi dovranno essere affrontati. Ovviamente, mi rivolgo agli altri relatori, se ritenete di intervenire, di inserirvi su qualche punto, sarò ben lieto di scambiare con voi al volo qualche considerazione su temi che possono essere di interesse per tutti. Allora, innanzitutto, no, pensavo alla tempistica, tu le sai? No, nel senso non vi preoccupate, non esaminerò gli aspetti, non vi preoccupate. Perché ci vorranno 10 anni. Ci vorranno 10 anni, però è giusto per dare una carrellata velocissima. La mediazione viene modificata, abbiamo nuove materie, associazioni di partecipazione, consorzi, franchising, contratti d'opera, contratti di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. Viene anche prevista una disciplina che può essere interessante per gli avvocati su un patrocinio spese dello Stato in materia di mediazione, che è espressamente disciplinata dalle nuove norme, che introducono anche una serie di requisiti più stringenti per tutti gli organismi di mediazione. Vengono anche affrontati in maniera, visto opportuna, alcuni temi che sono sorti in materia di condominio, perché finalmente il legislatore ha chiarito che l'amministratore deve essere autorizzato a stipulare l'accordo di mediazione dopo che c'è un'eventuale proposta che sorge in sede conciliativa. Oggi invece la norma è scritta in maniera molto confusa, la Cassazione, come sappiamo, dà un'interpretazione molto rigorosa, per cui per i condomini spesso è difficilissimo iniziare giudizi perché incappano in condizioni di improcedibilità. Viene alleggerita la responsabilità contabile dei pubblici funzionari nel caso in cui vengono stipulate conciliazioni o mediazioni. Anche le norme sulla negoziazione vengono modificate, la negoziazione viene estesa alle controversie di lavoro, questo è uno dei temi più rilevanti. Occorre sempre l'avvocato, anche per le controversie di lavoro, e in questo caso l'avvocato può essere affiancato con un consulente del lavoro, ma la presenza dell'avvocato è fondamentale e il legislatore, attraverso una serie di abrogazioni un po' certosine, ha chiarito che nella negoziazione occorre che ogni parte abbia il suo avvocato. Quindi quella strana formula di mediazione, di negoziazione con l'assistenza di uno o più avvocati, adesso è venuta bene, si è reso evidente che ogni parte ha il suo avvocato. Anche in questo caso è previsto, però con una serie di limiti abbastanza rigorosi, è prevista la possibilità del patrocinio a scopo di questo. Modifiche importantissime riguardano le notifiche, soprattutto le notifiche da parte degli avvocati. Non so se questo tema parlerà di tutte le possibilità di modo, allora le faccio un cenno io. Il legislatore ha istituzionalizzato la figura dell'avvocato come nesso notificatore. Fino ad ora il codice di procedura civile continuava a dirci che le notifiche le va all'ufficiale giudiziario. Io a lezione, in realtà, da qualche anno ormai spiego che le notifiche le fa
le fanno l'avvocato ufficiale giudiziario, cioè i soggetti abilitati sono due, non lo so, il legislatore ne ha preso atto, ha modificato il codice di procedura civile, ma soprattutto ha previsto che la notifica cartacea è consentita solo per i soggetti che non hanno un domicilio digitale, ovvero per i soggetti che non sono tenuti ad avere una banca. Quindi sostanzialmente ai soggetti che hanno la notifica a mezzo PEC occorre notificare tramite PEC, e se si vuole fare una notifica cartacea del debito ufficiale giudiziario bisogna andare ad asseverare che il destinatario non ha una PEC. Bisogna andare a dichiarare che il destinatario non è munito di PEC. Solo in questo caso l'ufficiale giudiziario potrà eseguire le notifiche a mano. Poi c'è, se invece aveva l'obbligo di munirsi della PEC e non ce l'ha, se la ce l'ha, qua scattano tutti quei problemi. In realtà, se non ce l'ha, l'ho fatta la notifica a mano. Se ce l'ha e non funziona, c'è il famoso problema. Esatto. Poi è previsto pure, viene importato anche qua il tema del registro che è previsto dalla normativa del codice sulla crisi, che diciamo è un'altra, diciamo, diavoleria. Il codice della crisi, per quanto riguarda la notifica, a mio avviso prevede solo diavolerie, come la notifica fallendo, che riceve la notifica se la PEC va male, la notifica al luogo con forme speciali che rendono possibile per il destinatario averne conoscenza. Ma saltiamo i dettagli, appunto, perché il tempo è tiranno, saltiamo anche tutte le modifiche alle norme speciali, perché è chiaro che ne abbiamo già accennato, si è detto che non avremo più il rito sommario, ma avremo un rito che si chiama rito semplificato. È chiaro che il legislatore ha dovuto modificare tutte le varie norme che regolano il rito sommario, quindi dovunque si parla di rito sommario, da ora in poi sappiamo che in realtà il legislatore vuole fare riferimento al rito semplificato. Diciamo, quindi da questo punto di vista, per fortuna, il passaggio sarà abbastanza semplice, anche perché vedremo che il rito sommario e il semplificato sono molto simili come svolgimento, salvo il tema della forma conclusiva, che sarà una sentenza. Passiamo più da vicino al codice di procedura civile. Cosa ci dice il codice di procedura civile? Quali modifiche? Abbiamo innanzitutto modifiche, seguendo l'ordine del codice, alla competenza del giudice di pace, che viene aumentata a 10.000 euro. Il passa quindi da 5.000 a 10.000 per diversi materiali di perimobili, e passa da 20.000 a 25.000 per le controversie in materia di responsabilità civile obbligatoria. In realtà questa norma indubbiamente andrà a influire sul ruolo del giudice di pace. Per il controllo del giudice di pace, peraltro, mi segnalo, è prevista una sua informatizzazione, cioè si prevede che entro i tempi tecnici necessari che sono stati fissati, ma non si sa se ci si riuscirà, per il 30 giugno, dal giudice di pace inizierà ad avere luogo un processo telematico. Ma quello che vi ricordo è che è finito nel dimenticatoio, che c'è un decreto legislativo del 2017 che non è stato abrogato, e forse potrebbe essere un'ottima occasione questa, che ci dice che la competenza del giudice di pace nel 2025 aumenterà a 50.000 euro. E prevede anche l'attribuzione dal 2025 del giudice di pace di tutta una serie di competenze estremamente complesse in materia di diritti reali, che andranno a comportare non pochi problemi. Bisogna sperare che, avvalendo dei suoi poteri, il governo vada a emendare, diciamo, questo decreto legislativo, prevedendo anche modifiche al decreto legislativo del 2017, perché è una mannaia che grava su tutti. Il codice, vengono apportate modifiche di dettaglio alle norme sul regolamento di giurisdizione, sul regolamento di competenza, ma non è neanche il caso di segnalarle. Viene apportata una modifica all'articolo 101. L'articolo 101, ricordiamoci, è quella norma che ci dice che il giudice deve rispettare il contraddittorio, cioè il contraddittorio è il principio fondamentale del processo civile, e regola anche l'ipotesi della cosiddetta decisione della terza via, cioè il caso in cui il giudice ritiene di porre al fondamento della domanda una questione che non era stata prospettata dalle parti. In questo caso il giudice deve andare a pegnare le parti in termini per memoria, in modo che le parti possano
interloquire e possono esporre la loro posizione su questa questione rilevata dall'ufficio del giudice. Questo ovviamente accade quando la questione viene rilevata in sede decisoria, se la questione c'è sotto nelle difese delle parti, ovvero prima dell'udienza di trattazione, ovviamente il giudice non deve assegnare nessun nuovo termine, perché la questione non sarebbe più nuova in fase decisoria. Qua il legislatore ha introdotto una modifica che richiederà libri e richiederà interventi numerosi della giurisprudenza, perché adesso l'articolo 101, secondo comma, ci dice che il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e quando accerta che della sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione assegnando le parti terme per il deposito di memorie, quindi questa ultima parte resta identica. Già chiesti sul significato di questa espressione, secondo la quale il giudice assicura il rispetto del contraddittorio, quando accerta che della sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni, perché questa norma ci ricorda un orientamento della Cassazione molto abbastanza recente, che tende ad affermare che dalla violazione delle norme processuali non derivano nullità se non c'è stata violazione del contraddittorio, cioè se non c'è stata una violazione effettiva del contraddittorio. Questo è un tema che dà luogo a tanti dubbi per gli interpreti, perché se c'è la norma che prevede un requisito o comunque un adempimento, l'onere di provare che dalla violazione di quella norma è arrivata una lesione del contraddittorio è un onere che a volte è eccessivamente gravoso, cioè c'è il rischio che possa introdurre, almeno io la vedo in questo modo, una forma di discrezionalità del giudice che può non dichiarare nulla quell'atto che è contrario alla legge o che è stato compiuto con modalità non conforme al modello legale, qualora comunque non vi sia una violazione del contraddittorio, il che è un tema che ci porta molto lontani, ad esempio il tema che si pone in materia di posizione agli atti esecutivi, la famosa questione se chi impugna, chi propone posizione agli atti esecutivi deve anche dimostrare il pregiudizio concreto, concretamente su. Il legislatore introduce l'obbligo di chiarezza e di criticità degli atti processuali, ma su questo avremo l'intervento apposito del dottore Corso. E anche sulle udienze telematiche, diciamo, lascio l'argomento totalmente al dottore Corso. Per quanto riguarda le notifiche, abbiamo già detto, diciamo, un tema fondamentale. Abbiamo poi le norme che hanno delle modifiche al processo di cognizione, ma anche sul processo di cognizione. Diciamo salto a piè pari perché sarà argomento trattato dall'avvocato Greco, quindi come vedete succederà. Andiamo un attimo a vedere le impugnazioni. Sulle impugnazioni le modifiche non sono, o meglio, sì, abbiamo modifiche importanti, ma vedremo che non stravolgono quello che è l'operato quotidiano della. Abbiamo innanzitutto stato consacrato questo, il principio della bilateralità della notifica della sentenza, cioè il legislatore ha previsto espressamente che se viene notificata la sentenza, ai fini della decorrenza del termine, perché il termine decorre sia per il notificante che per il destinatario, è un principio già assolutamente noto, diciamo, applicato quotidianamente da tutti i giudici d'Italia. Forse questa modifica è stata fatta per fare vedere all'Unione Europea che siamo bravi nel generare il processo. E quindi è stato inserito nel codice di procedura civile, viene previsto inoltre oggi, e questo è un tema invece che bisogna riflettere, viene previsto oggi che se la impugnazione principale è dichiarata improcedibile, cade anche l'impugnazione incidentale tardiva. Quindi l'avvocato che voglia proporre una impugnazione incidentale deve stare attento perché l'eventuale improcedibilità dell'impugnazione principale comporta il venir meno dell'impugnazione incidentale. Per quanto riguarda l'appello, viene introdotto un obbligo di chiarezza e criticità, quindi non ho, e viene anche nell'appello abbiamo delle modifiche, a mio avviso, da accogliere con favore. Perché io sono un ostaggio, sono un ritorno all'antico, e quindi forse diciamo, ho dei preconcetti, e quindi le vedo bene. Innanzitutto viene reintrodotto in linea di massima la figura del consigliere, che in realtà oggi
le udienze sono cartolari, questa era bella, diciamo, non ci si va più, ma se ritornerebbe in un mondo di normalità, potrebbe darsi che sia utile l'udienza davanti al consiglio di istruttore invece che davanti al collegio, visto che di fatto diciamo, non c'è necessità del collegio che assista all'udienza. Inoltre viene abrogato il tutto, o meglio, viene previsto inammissibilità dell'appello, cioè il nuovo articolo 148 bis regola la inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello, l'articolo 148 ter viene abrogato, quindi sostanzialmente oggi il legislatore ci dice che la Corte può decidere, diciamo, in modo più celere gli appelli manifestamente che ritiene inammissibili o manifestamente infondati, ma in ogni caso questa pronuncia è messa con sentenza e quindi sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Ci sarà la sentenza di Cassazione, non avremo più questo meccanismo oggi vigente dell'ordinanza filtro che crea tanti problemi, tanto che la stessa giurisprudenza poi si era accorta che era un meccanismo eccessivamente penalizzante per le parti con questi meccanismi che non consentivano l'impugnazione dell'ordinanza. Diminuiscono i casi di rimessione al primo giudice. Cioè non è più prevista la rimessione al primo giudice nel caso di definitori di giurisdizione. Per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, retta il principio secondo il quale nel caso di doppia conforme non è possibile proporre, sollevare vizi di motivazione. Cioè nel caso di doppia conforme non è possibile impugnare l'articolo 360 numero 5, viene previsto l'obbligo di criticità e chiarezza. Per chi fa Cassazione segnalo che viene abolito quell'istituto, diciamo, medievale, che considero medievale, che è la famosa istanza ex articolo 369 in duplo, cioè l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, e alla Cassazione viene abolita anche perché è veramente un residuato storico. Sulla Cassazione avremmo tante cose da dire, ma il tempo è tiranno, quindi le salto. Mi limito soltanto a segnalarvi che aumenta il formalismo nella redazione dei ricorsi, tema che poi dovremo eventualmente affrontare in futuro, mentre vengono semplificate le varie forme di svolgimento del processo, quindi in sostanza viene abolito il filtro in Cassazione. La cosiddetta sezione filtro, che era stata introdotta qualche anno fa, viene. Questo è il dato più eclatante, poi il resto sono modifiche abbastanza di dettaglio sulle quali in ogni caso possiamo confermarci. Ancora, all'interno del codice di procedura civile, alla fine del secondo libro, regole del processo civile, il processo di cognizione, noi troviamo innanzitutto nuove norme in materia di impugnazione dei licenziamenti. Quindi, La disciplina processuale di impugnazione dei licenziamenti viene spostata nel codice di procedura civile, ma soprattutto vi segnalo che viene introdotto un nuovo titolo, cioè nei nuovi codici che già qualcuno in commercio, noi avremo, dopo l'articolo 473, che oggi chiude il terzo libro, fino ad oggi, abbiamo poi l'articolo 474. Col titolo esecutivo. Ebbene, il legislatore tra l'articolo 473 e l'articolo 474 ha introdotto ben 73 articoli, se non ricordo male, adesso vi dico esattamente quanti sono. Comunque, numerosi articoli che iniziano con l'articolo 473 bis e finiscono con l'articolo 473 bis punto 73 ter, quindi una numerazione abbastanza difficile, sembra uno scioglilingua, e in tutte queste norme saranno circa 75 articoli, noi troviamo nuove norme sul procedimento in materia di famiglia, cioè noi abbiamo un nuovo processo in materia di famiglia che troverà, che viene inserito nel terzo libro del codice di procedura civile e che una serie di procedimenti in materia di famiglia che vanno con norme speciali, dalle norme sull'affidamento dei figli, dai procedimenti sull'affidamento dei figli, alle norme sulle
anche come mentalità. Composta da diciamo che sono delle norme che possono dare un coinvolgimento anche culturale dell'approccio a questo contenzioso. Queste norme sono di un titolo di denominazione non per il procedimento di persone minorenni e famiglie, proprio per sottolineare il pluralismo della situazione. Passando al piano esecutivo, abbiamo l'abrogazione della condotta esecutiva, che è una notifica molto importante. Peraltro, io partecipando a un convegno con alcuni avvocati di Parma, ho saputo che a Parma per il rilascio della condotta esecutiva ci vogliono circa 6 mesi, cosa che mi ha lasciato stupito. Cioè, in alcuni tribunali d'Italia il rilascio della condotta esecutiva è veramente un problema. Comunque, questa norma in parte alleggerirà gli oneri, però forse si passa a volte da un eccesso all'altro, perché potrà determinare, scriviamo da oggi, da un divieto di rilascio di seconda copia esecutiva, che è un formalismo medievale, anche questo, all'opposto, per cui l'avvocato con qualunque provvedimento può iniziare l'esecuzione, ma questo tema ci porterebbe lontano. E quindi lo abbandoniamo. Abbiamo modifiche sulla ricerca di venire a migliorare e. Diciamo, le altre modifiche sono, abbiamo l'introduzione poi della possibilità di una forma di rinvio pregiudiziale alla Cassazione. Abbiamo qua già accennato l'avvocato Lombardo, cioè se sorge una questione interpretativa, il giudice del merito si può rivolgere alla Corte di Cassazione per la risoluzione di questa questione, però la Corte di Cassazione se vuole la decide, se non vuole non la decide. Cioè, poi la Cassazione che è giudice della propria competenza, quindi se la Cassazione viene che quella questione non è così importante, potrebbe porre rinviare gli atti del giudice di merito. E infine, vi segnalo che abbiamo una nuova forma di revocazione, o meglio, un nuovo motivo di revocazione che però è accompagnato anche ad un nuovo istituto, per cui nel caso di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che dichiarano la violazione dei diritti dell'uomo, appunto, è possibile ottenere sostanzialmente la riapertura del processo, ottenere una nuova sentenza su questo. Infine abbiamo modifiche sull'arbitrato, di cui non vi parlerò. Uccello velocissimo alla disciplina transitoria. Allora, la disciplina transitoria è regolata dagli articoli 35 e seguenti. In realtà, poi se voi leggete questa norma, la disciplina transitoria viene stiracchiata in 12 articoli, in cui ognuno di questi dice qualcosa. Cerchiamo di lavorare sull'emergenza. Io non esamino la disciplina transitoria di tutti gli istituti perché sennò avrei bisogno di un'altra mezz'ora. Ma vediamo di muoverci sull'emergenza. Dal 1 gennaio 2023, cosa è entra in vigore? Cioè, abbiamo delle novità. Da gennaio entreranno in vigore tutte le nuove norme sulle udienze mediante i collegamenti audiovisivi o le nuove norme sulle udienze contrattazione scritta. Queste norme troveranno applicazione davanti al Tribunale, davanti alla Corte d'Appello e anche davanti alla Corte di Cassazione dal 1 gennaio 2023. Inoltre, dal 1 gennaio 2023 trovano applicazione anche altre norme di cui io non avevo parlato, che avevo segnalato, cioè le nuove norme sulla giustizia digitale. In particolare, tutta una serie di norme che erano contenute nel decreto legge del 2012 sulle attestazioni di conformità, sostanzialmente, quelle che utilizziamo nei prestampati che scarichiamo da internet per attestare. No, sono state abrogate e spostate all'interno delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Quindi, per trovare le norme sulle attestazioni di conformità, noi non dovremo più cercare il DL del 2012, ma dovremo vedere le norme transitorie, in particolare il titolo 5 ter, che regolerà, quindi la nostra attestazione non richiamerà più il DL del 2012, ma dovrà richiamare le norme delle disposizioni di attuazione.
del codice di procedura civile, e nelle quali viene anche previsto, mi segnalo, il potere dell'avvocato di certificare non soltanto i documenti scaricati dal polis, ma anche i documenti ricevuti a mezzo aperto dalla cancelleria. Quindi questa è una novità, almeno io non l'ho riscontrata nella precedente normativa. Inoltre, le nuove norme sul ricorso in Cassazione trovano applicazione dal 1 gennaio 2023, cioè il nuovo ricorso per Cassazione notificato il 2 gennaio 2023 o anche il 1 gennaio 2023, tanto l'avvocato non verrà a lavorare, notificare a mezzo aperto. Allora, questi ricorsi devono essere, sono regolati dalle nuove disposizioni che trovano le nuove norme sul ricorso in Cassazione, o meglio sul procedimento in Cassazione, peraltro trovano applicazione anche ai giudizi pendenti. Cioè, se avete una causa in Cassazione che pende dal 2016, aspettate la sezione dell'udienza, sappiate che la sezione dell'udienza sarà fissata secondo le nuove norme. Che non sia Purché stata. non sia già stata fissata l'udienza, esatto, purché non sia già stata fissata l'udienza. Se già l'udienza è stata fissata, vale il vecchio meccanismo a dire dei termini per le memorie, altrimenti vale. Dal 30 giugno, cosa trova applicazione? Dal 30 giugno troveranno applicazione tutte le altre norme per le quali non vi è una deroga secondo la disciplina transitoria. Quindi il principio generale è quello secondo il quale le nuove norme entrano in vigore il 30 giugno ed entrano in vigore soltanto per i nuovi procedimenti. Quindi si applica almeno questo principio consolidato in tutte le riforme, per cui il vecchio processo continua con la vecchia legge, il nuovo processo inizia e viene regolato dalla nuova legge. Con qualche piccola eccezione, perché il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per applicazione anche per i procedimenti pendenti, all'avvocato che interessa poco questo tema, perché per la redazione degli atti mi interessa poco, è altro invece quello che vi segnalo, è che le nuove norme sull'appello troveranno applicazione per tutte le impugnazioni che vengono proposte dopo il 30 giugno 2023. Quindi dal 30 giugno 2023 sostanzialmente troveranno applicazione anche le nuove sull'appello e anche sulle impugnazioni in generale. Infine, è sorto qualche dubbio sul problema della formula esecutiva, cioè l'abrogazione della formula esecutiva, diciamo, da quando entra completamente in vigore. Beh, ci sono stati commenti variegati, come? Ci sono 6 mesi di vuoto. Sì, infatti, diciamo, quindi ci sono dei dubbi su questa. Mettiamola se c'è una cosa. Vabbè, sì, ci sono dei mesi di vuoto. Come? Prendere, no, e poi di fino. Ah, poi la volete. E allora, poi torneremo su questo punto. Dopo, infine, vi segnalo che le nuove norme sulla famiglia, di cui abbiamo parlato, c'è questo nuovo titolo dagli articoli 473 bis.1 a 473 ter, entrerà in vigore il 30 giugno e troverà applicazione dal 30 giugno per tutte le cause nuove. Dal 17 ottobre 2024, inoltre, entreranno in vigore nuove norme sul Tribunale per i minorenni, cioè il Tribunale per i minorenni. La competenza del Tribunale dei minorenni sarà modificata, sarà ampliata e quindi si ottiene il giudizio di competenza del Tribunale dei minorenni. Ma questo è un problema che ci porrà nel 2024, per il momento, diciamo, cerchiamo di limitarci ai termini, argomenti, alle nuove norme che tra l'altro. Io direi di avere concluso così con questa mia carrellata. Diciamo, magari con un'eccessiva sintesi, ma era necessario per cercare di restare nei tempi. Grazie.
Vabbè, poi insomma, magari intanto interessantissimo sicuramente l'intervento, comunque ci ha dato veramente un'idea di massima di tutti quelli che sono gli argomenti oggetto della riforma, quantomeno limitatamente diciamo al processo civile. Poi insomma, nel corso della discussione, eventualmente il confronto è sempre gradito. Passo subito la parola al dottore Corsini, che appunto ci parlerà degli aspetti digitali, quindi insomma dell'implementazione degli strumenti telematici e insomma della ormai consacrazione dell'udienza a distanza, dell'udienza a trattazione scritta, con un particolare riferimento, dicevamo, proprio a questa codificazione del principio della chiarezza e della sinteticità degli atti giudiziari e appunto anche insomma una breve carrellata del forno delle famiglie, sulla quale appunto poi torneremo in questi eventi informativi che ci saranno nel prossimo semestre, l'ultimo dei quali sarà proprio dedicato al diritto. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti, per ovviamente ringraziare la facoltà di giurisprudenza che ospita questa informazione decentrata e il Consiglio dei Lavori per avermi invitato come relatore a questo primo incontro, quindi di questa serie su questa riforma. Effettivamente questa riforma è introdotta dall'articolo dal decreto legislativo 149. Cercherò anche io di essere sintetico, ma non è facile perché la carne al fuoco è tanta e non mi sovrapporre poi con interventi degli altri relatori. E come diceva l'avvocato Lombardo, dividerò l'intervento in due versi step. Il primo riguarderà l'aspetto della riforma che si riguarda la giustizia digitale, il processo telematico essenzialmente, e poi mi soffermerò su alcuni aspetti che riguardano precedentemente la riforma che riguarda investire la materia della famiglia, in particolare il conflitto unico per la famiglia, che come diceva il professor Zino, entrerà in vigore dal 30 giugno per le cause di fronte a partire da questa data. Anche se devo dire non è stato facile individuare appunto quale fosse effettivamente entrare in vigore, perché poi la riforma in realtà, l'istituzione del Tribunale delle Famiglie, avverrà soltanto nel 2025. Quindi ci sarà una doppia fase, che sarebbe in realtà sarebbe anche tripla, perché già c'è stata una parte nel complesso entrata in vigore già dal 22 giugno quest'anno. Giustizia telematica, il decreto legislativo, come dicevamo poc'anzi, ha introdotto un nuovo titolo di quelle terre, disposizioni in materia relativa alla giustizia digitale, il codice di procedura civile, e si è occupata di modificare alcune norme, introdurre di nuove e sostanzialmente stabilizzare alcune delle innovazioni telematiche che erano state introdotte durante il periodo pandemico, essenzialmente quelle dell'udienza tramite collegamenti audiovisivi e dell'udienza tramite trattazione scritta, la cosiddetta udienza calcolare. Per quanto riguarda la prima modifica più importante, è che viene sancita finalmente l'obbligo del deposito delle mani o di tutti gli atti del processo, in tutte le fasi del processo, e quindi anche degli atti. Ah, questa cosa che lei è, e allora gli dà fastidio questa cosa, quindi per quella ragazza. Però sono anche ingegnere Vacanti, c'è qualche problema, c'è un'interferenza. Fatto. Ah, ok. Dicono quindi di depositare tutti gli altri di procedimenti in via telematica. Se venisse poi per quegli avvocati che già sono pronti, si tratterebbe di aggiungere soltanto il processo. Ma la verità è che questo obbligo di deposito viene stesso, come dicevamo, anche i procedimenti di fronte anche la Suprema Corte di Cassazione davanti al giudice di pace. Davanti al giudice di pace con la decorrenza del procedimento approvato dal 30 giugno del 2023. Io ho avuto modo di visionare l'applicativo che è già in fase sperimentale per il giudice di pace, che prevede però un'importante differenza, che rispetto alla console, questo lo dico anche molto agli stati degli avvocati, prevederà un accesso al fascicolo online, i fascicoli verranno gestiti a livello di server centrale, non come oggi con la console, un programma che viene
impostato sui singoli computer, sulle singole macchine. Dovrebbe essere 30 giorni, salvo proprio che è sempre possibile. E, è previsto anche l'introduzione di un nuovo articolo 196 quater per disposizioni di attuazione al codice civile, come diceva anzi del professore Zino, che regola gli aspetti di dettaglio, per i quali è importante anche l'obbligo del capo dell'ufficio giudiziario di segnalare sul sito istituzionale giustizia.it del tribunale l'eventuale malfunzionamento dei sistemi, obbligo di segnalare il malfunzionamento, obbligo di segnalare l'avvenuta risoluzione delle problematiche. Problematiche che purtroppo ancora oggi accadono piuttosto di frequente. Naturalmente questo consentirà poi anche agli avvocati di provare agevolmente il stato di malfunzionamento, perché talvolta, soprattutto all'inizio del processo telematico, è anche complicato provare il malfunzionamento dei servizi. Questo per la valutazione delle istanze di rimessione. Modifiche in tema di notifiche, in parte sono state già accennate. L'importante è l'introduzione ai fini della validità delle notifiche telematiche del registro denominato indice delle pubbliche amministrazioni, che era stato introdotto già all'inizio durante la fase pandemica, ma soltanto nell'ipotesi in cui la pubblica amministrazione non avesse comunicato al registro ufficiale, al registro delle pubbliche amministrazioni, proprio l'indirizzo PEC. Certificato la pubblica amministrazione alla circolazione. Adesso viene generalizzato il suo utilizzo, e quindi questo dovrebbe semplificare la possibilità di individuare la pubblica amministrazione e il suo corretto utilizzo, anche perché lo spirito della riforma è quello di incentivare in tutti i modi l'utilizzo delle notifiche telematiche. Un'altra importante modifica che ha dato luogo a innumerevoli problemi di tempestività degli atti è quello relativo al tempo della notifica telematica, perché adesso è previsto che la notifica si perfeziona una volta che viene rilasciata al procuratore, all'avvocato, la ricevuta di consegna, e questa può essere rilasciata fino per l'intera giornata in cui viene effettuata. Qui è la scadenza, mentre prima vi era quel lasso temporale per il quale la notifica si perfezionava alle 7 del giorno successivo. La possibilità di usufruire del servizio telematico 24 ore su 24 era contraria, diciamo, allo studio dello stesso strumento telematico, e questo viene meno. Viene modificato in maniera importante l'articolo 147 del codice di procedura civile, dove si dice al primo comma che le notificazioni a mezzo posta elettronica possono essere eseguite senza limiti orari. Quindi comunque la data di scadenza sarà la data di scadenza dell'intera giornata. Anche perché praticamente in sostanza l'utilizzo dello strumento telematico era stato adattato come se fosse uno strumento ancora cartaceo. Quindi eravamo andati al contrario, avevamo piegato la tecnologia al sistema pregresso e non viceversa. Il legislatore è stato accorto e ha modificato questo processo di impostazione. C'era stato il decreto ministeriale delle ore 14. Delle ore 14. Però siamo arrivati finalmente allo scorrimento della totalità della potenzialità, perché di questo si tratta. Importantissima modifica segnalata dal professor Dino poc'anzi è il principio generale della modifica, perché viene invertito verso il principio, come dicevamo. Quindi la regola generale non è più una notifica cartacea, ma la notifica telematica, se il destinatario è un soggetto, come dicevamo, che ha l'obbligo di dotarsi di una PEC, quindi essenzialmente i professionisti e le imprese, e se il soggetto abbia spontaneamente deciso di avvalersi di una PEC e quindi di avere un domicilio digitale, digitale da ricostruire sulla base delle cose dell'applicazione digitale. In questi casi, la prima, la scelta della notifica è la notifica telematica da parte dell'avvocato. Senza entrare troppo nel dettaglio, è previsto anche come modifica un sistema di notifica che è simile al sistema di notifica dell'articolo 140 e 143, che qualora
per una causa imputabile al destinatario, questo non significa che non vada a confine, è possibile depositare la notifica di un apposito reparto, diciamo, del sito internet ministeriale, come se fosse una notifica per compiuta giacenza. Deposito alla casa comunale. Esatto, per semplificare. Dieci giorni dopo il compimento di questa modalità, qualora non ci sia la cosa imputabile, si procederà con le modalità ordinarie e si dovrà procedere con le modalità ordinarie anche se il soggetto spontaneamente si è avvalso la facoltà di eleggere un domicilio digitale, proprio perché in questo caso il legislatore, accorgendosi della delicatezza di questo tipo di notifiche, perché la casella può anche non essere consultata, la casella è posta, per dimenticanza, non soltanto per la propria colpa, prevede che in questo caso il soggetto debba essere notificato tramite la procedura ordinaria. Le disposizioni avranno che la data generale di entrata in vigore delle disposizioni in questione. Altro argomento è la stabilizzazione, come dicevamo, delle modalità più o meno tematiche di svolgimento dell'udienza che erano state introdotte con la pandemia. E sono state introdotte al codice di procedura con nuovi articoli che regolano gli istituti, che sono l'articolo 127 bis e l'articolo 127 ter. Il primo si dedica all'udienza mediante collegamenti audiovisivi, mentre il secondo articolo regolerà la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte, viene chiamato, cambiato leggermente l'addizione. Per quanto riguarda l'udienza a distanza, sostanzialmente la struttura rimane inalterata, nel senso che laddove non sia necessaria la comparizione di soggetti che siano diversi dai difensori, dalle parti, degli ossieri di giudice per pubblico ministero, è possibile che il giudice discrezionalmente disponga, chiaramente anche su richiesta delle parti, questo può avvenire, lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi. La norma ha una novità perché introduce un sistema di opposizione a questo tipo di soggetto dell'udienza che può essere fatta dalle parti entro i 5 giorni dalla pubblicazione del decreto di fissazione dell'udienza a distanza. E in questo caso il giudice valutato per essere la parte dello svolgimento dell'udienza in presenza disporrà in conformità o meno quando c'è un atto della scelta motivata. È previsto anche un meccanismo di mediazione dei termini, di abbreviazione dei termini. Mi sento di dire soltanto riguardo a questo tipo di collegamento che è stato sperimentato con esito positivo, direi, da tutte le parti, che si poteva andare anche oltre e prevedere, diciamo, spingersi fino a prevedere questa udienza per l'ammissione, per esempio, di testimoni residenti fuori dal distretto, e quindi avere una spinta per utilizzare questo strumento anche per questo tipo di udienze che costringono oggi quel testimone molto spesso a trasferirsi a lungaggine, perché comunque il contraddittorio sempre viene garantito, perché ci sono alcune garanzie tecniche come la visibilità delle parti da tutti, il divieto di registrazione dell'udienza e così via. Quindi si poteva fare anche un passettino in più. Molto problematica invece, devo dire, la norma, l'articolo 127 ter, che riguarda l'udienza tramite trattazione scritta. Non so se avete letto qualche commento, letto il testo della norma, in realtà è stata la norma che ha avuto più successo nell'ambito del processo e che ha consentito alla giustizia sostanzialmente di funzionare nonostante la pandemia. Però purtroppo la norma non è stata prorogata finora come era stato fino al 31 dicembre, ma è stata completamente riscritta. Però vedremo che ci sono dei problemi tecnici non indifferenti. Perché? È previsto che il giudice fissi in sostituzione dell'udienza un termine perentorio per il deposito delle note scritte, che non deve essere inferiore a 15 giorni. Dopodiché è previsto un meccanismo con 5 giorni per effettuare l'opposizione da parte delle parti e un ulteriore termine di 5 giorni del giudice per disporre in conformità alla richiesta delle parti, se le parti sono d'accordo per procedere in presenza, oppure discrezionalmente stabilire se svolgere l'udienza in presenza o no.
La vera particolarità è che il giorno di scadenza di queste note è considerato giorno di udienza a tutti gli effetti, e da quella data decorrerà il termine giudice per l'emissione del provvedimento, mentre prima la norma prevedeva un termine a ritroso che era di non meno di 5 giorni per il deposito di queste note scritte, salvo una modifica per i procedimenti di divorzio e separazione, dove era un poco più ampio. Cosa succede in questo caso? È che innanzitutto si può verificare una lesione, diciamo, del contraddittorio per tutti i procedimenti che iniziano con la fissazione del ricorso, perché là noi abbiamo già un termine di costruzione per il convenuto, che può essere di 10 giorni o 20 giorni, il quale non avrebbe la possibilità, nel momento in cui il giudice sostituisce questa udienza, di sostanzialmente opporsi a questa udienza a trattazione scritta. E inoltre la norma sembra anche incompatibile con alcuni tipi di udienza molto caratteristici, per esempio per le udienze nel giudice dell'uscita, per virgolette, con il dispositivo delle udienze decisorie e con i procedimenti ex articolo 281 sexes, dove in base all'interpretazione della giurisprudenza la norma era stata poi alla fine pacificamente applicata e quindi non dovrebbe essere più frequente. Ma non solo, ma la norma è anche sia nel rito ordinario che nel rito della famiglia, è prevista la partecipazione delle parti personalmente alla prima udienza. Allora, si dice, ma come? L'istituto generale, ma già nell'udienza più importante del rito, noi non possiamo applicare questa norma. Non so le quali tradizionalmente, perché la discussione non ha più una funzione, perché la può avere in certi casi, certamente, però per una comunità in cui è stato utilizzato l'istituto, probabilmente neanche in questo caso sarà possibile, perché sono previsti anche là dei termini a ritroso per il deposito delle memorie e così via. Quindi, e qua mi rivolgo più che altro ai colleghi magistrati, la soluzione per risolvere l'impasse possono essere vari, come prevedere per esempio un doppio decreto, più un decreto, cioè delle udienze e poi un decreto successivo per la fissazione dell'udienza con le note scritte, però diventa complicato nella gestione del ruolo attualmente quando ci sono tanti procedimenti. Oppure soluzioni non ce ne sono sostanzialmente, e questa disciplina entra in vigore dal 1 gennaio 2023, perché si dovrebbe saldare alla media di efficacia delle disposizioni che sono in oltre. Tra l'altro non è chiara neanche la sorte di tutte quelle udienze in cui già il giudice ha provveduto, diciamo, nella tradizionale gestione del ruolo per il 2023, perché qua è stata l'udienza a trattazione scritta, perché in questo caso probabilmente dovrà essere messo un nuovo decreto e consentire alle parti anche una nuova costruzione alla prima dell'udienza tramite questa modalità. E anche termini nuovi, perché oggi normalmente date 5 giorni, mentre dovranno essere. Quindi è un grosso complicato, spero di avere solo idee, però onestamente questa modifica ci si è chiesti il perché, essenzialmente non si è sentito il bisogno, perché è stata la norma che ha avuto il più assoluto successo negli ultimi anni di procedura, che ha consentito veramente una notevole innovazione nell'ambito del processo civile. Era sufficiente per riprodurre il vecchio testo dell'articolo previsto, magari introducendo la possibilità di opposizione, che è una norma che ha un senso e che può essere. Fermo restando che comunque le opposizioni in genere vengono anche proposte normalmente, comunque si è risolto con l'assegnazione di termini o contraddittorio senza particolari difficoltà. Passando al secondo argomento, quindi che riguarda il rito famiglia, vediamo un po' quali sono invece le modifiche del rito famiglia, di questo rito unico e le norme modificate che entrano probabilmente in vigore per i procedimenti instaurati dal 30 giugno prossimo. Della competenza territoriale, perché è incentrata la competenza per tutti i figli di famiglia nell'ambito della residenza del minore. Salvo che vi sia stato il trasferimento illecito del minore, in qual caso la competenza rimane sempre quella della residenza abituale del minore, che non sia trascorso il tempo di un anno da questo trasferimento.
Questa norma è una norma chiaramente di civiltà, però crea le problematiche perché qualora il minore si sia trasferito per esperienza è difficile l'istruttoria con un minore residente a Milano, un minore residente a Novara, affermare diciamo la propria competenza e quindi qualche problema già potrebbe sorgere con questo tipo di impostazione. Sì, in realtà questa norma, permetto di intervenire, è un copiato dal regolamento comunitario, esattamente. Quindi diciamo che l'esigenza di consentire il radicamento davanti ad una nazione diversa sono diverse rispetto al spostamento di competenze all'interno dello Stato, quindi poi questa necessità non c'era. Esatto. Si prevedere un altro termine lungo come un anno, abbastanza lungo come te. Invece per quanto riguarda la competenza in generale, vengono fatte salve le cose generali, però bisognerà capire quali sono queste norme generali, che sono le norme quelle che riguardavano il procedimento di separazione, il divorzio, nei singoli casi, o se queste norme sono state abrogate, o se copiamo le norme generali del codice di procedura civile. Lo lascio come punto interrogativo di riflessione. Il rito che è stato inviato è un rito moderno. Originario era stato questo bavolo per questo della vostra, che come sapete ha delle percussioni piuttosto forti, anticipate alla prima udienza, ritenendo che questo rito fosse quello più spedito possibile. Vediamo però se è vera questa fama di questo rito, perché in realtà qua verrà uno scambio cartolare tra le parti al buio, cioè senza che ci abbia nessuna conoscenza di questo tipo di scambio. E dice si troverà la prima udienza sostanzialmente la causa con tutte le carte sul tavolo, sia per quanto riguarda le condizioni economiche, familiari e patrimoniali delle parti, sia per quanto riguarda le richieste di assunzione di mezzi di prova e quindi tutto quello che un tempo veniva definito a scadere delle memorie 183, diciamo tutte, dopo che si era svolta la prima udienza, dopo che era stata emessa l'ordinanza presidenziale, dopo che era stato questo primo contatto tra le parti. Il rito poi prevede dei termini molto stringenti, perché prevede che la prima udienza debba essere fissata non oltre 90 giorni al deposito del ricorso, che al convenuto venga notificato il ricorso 60 giorni liberi prima, almeno 60 giorni liberi prima, e che questi si costituiscono in giudizio almeno 30 giorni liberi prima. Quindi il convenuto sostanzialmente avrà, nella migliore delle ipotesi, 30 giorni per prendere tutte le sue difese, effettuare la propria istruttoria difensiva e trasfonderla, diciamo, in un atto difensivo completo. Però andare da un avvocato, perché c'è pure questo. No, dico, nel senso che uno riceve una notifica e non è detto che abbia una rubrica telefonica, no, per il cliente, reperire la documentazione. Le prove, le questioni. C'è documentario, prove dell'Italia, anche per esempio, penso a una cartella clinica. Tutto il possibile. Dopodiché, dopo questa costituzione del convenuto, l'attore può allargare, diciamo, il tema decidente, nonché il tema compagno, chiaramente, con il deposito di una memoria fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza. Ancora il convenuto avrà 10 giorni liberi prima per rispondere a questa memoria e l'attore avrà 5 giorni per poter gridare. Ma qua, se c'è un ritardo informatico, se questa memoria è tardiva, ma chi dovrà provvederla? Se questa memoria non viene letta, ma viene letta in un secondo momento e viene richiesta di rimissione di termini, come facciamo? Ritorniamo in termini, ma l'udienza è già fissata, l'udienza è il nostro padre, il giorno dal quale dipendono tutti i termini. Questo è un interrogativo che lascio qua sul tappeto. Naturalmente questo è corrispondente al civile legge deroga, riguarda tutti i diritti disponibili, perché naturalmente per i diritti disponibili, come è già adesso, come è già riguarda pacificamente il processo della famiglia, non vi sono preclusioni, il fatto non sopravvenuto può essere sempre allegato e sempre possono essere ammessi mezzi di prova. D'altro canto è possibile la presentazione di nuove domande, è una norma specifica che si regola per questo argomento, in caso di
circostanze sopravvenute, come abbiamo detto, e guarda sia i diritti disponibili che indisponibili, e nuovi accertamenti istruttori. Questa dizione nuovi accertamenti istruttori non è chiaro come si riferisca, a cosa si riferisca, anche se corrisponde ai principi direttivi della legge delega, perché non è chiaro se riguarda gli accertamenti istruttori compiuti ex officio dal giudice, per esempio, in materia di minori, o accertamenti istruttori che le parti possono legittimamente chiedere. Prima, quali accertamenti istruttori possono essere chiesti dalle parti? Disancorate, diciamo, da una sorta di uno strumento processuale caratteristico per l'introduzione di fatti nuovi, di allegazioni nuove. Non è dato saperlo. Ancora, la legge si occupa di enunciare espressamente il deposito alla prima udienza con il primo atto difensivo, scusatemi, delle ultime tre dichiarazioni dei redditi, degli estratti dei conti correnti e dei rapporti bancari finanziari degli ultimi 3 anni e poi documentazione relative ai propri diritti su beni mobili e beni mobili di entrambi. Quindi una compiuta, un compiuto deposito di tutti la documentazione sulla propria situazione economica che possa rendere il quadro diciamo, documentale completo, tendenzialmente già da prima udienza. La mancanza di produzione di questa documentazione è valutabile da tutti i 6 sensi dell'articolo 116, secondo comma, quindi secondo i 3 principi previsti da, come argomenti di prova, così come il contegno e tutto quanto. Tutti i procedimenti, tutti i provvedimenti che vengono emessi nel corso del giudizio saranno reclamabili, quindi sia i provvedimenti provvisori emessi dal giudice che viene delegato per lo svolgimento dell'istruttoria, sia i provvedimenti decisori che verranno, che possono essere emessi anche dal collegio. Un'importante caratteristica è che è possibile, in unità da parte del Presidente, con decreto, di provvedimenti provvisori in caso di danno irreparabile, che verrebbe leso sostanzialmente dall'attesa della celebrazione della prima udienza da parte del giudice, che poi potranno essere modificati per caso All'udienza presidenziale. all'udienza presidenziale in occasione dell'introduzione del contraddittorio. La prima udienza, come dicevamo, avrà quindi una caratteristica doppia, perché questi provvedimenti provvisori da parte del giudice delegato dovranno contenere non soltanto le disposizioni di natura economica, quindi provvedimenti provvisori classici, ma anche i provvedimenti che riguardano l'ammissione dei mezzi di prova. Quindi vi sarà un'ordinanza doppia, dispositiva per una parte e sul tema dell'istruzione per l'altra parte. È previsto poi soltanto un rinvio per l'ammissione dei mezzi di prova, quindi, e poi la causa verrà decisa sempre con i termini a ritroso, e quindi il procedimento nel giro di 100-240 giorni verrà definito, staremo felici e contenti. Importante riferimento che appare paradossale nell'era dell'informatica alla sinteticità degli atti, cioè il professore è stato aggiunto, se non ricordo male, un comma all'articolo 127, che dice che tutti gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. E poi ho contato, se non erro, nella legge, pure io ho fatto una ricerca con riferimento alla sinteticità, ben 13 riferimenti alla sintesi da parte degli atti. È un tema che abbiamo discusso brevemente prima perché ci siamo chiesti come può essere valutata la chiarezza di un atto, la sinteticità, quali possono essere i parametri di valutazione. Chiaramente siamo nell'ambito dell'opinabile, del discutibile, perché non si può dire, non vi è un parametro certo che potrei dire se un atto è sintetico o no, se è completo o no, se è chiaro o no. Quindi sembra quasi un monito del legislatore alle parti, guardate che il procedimento deve essere veloce, quindi potremmo spingere, però vedremo come sarà la giurisprudenza concretamente, la valutazione di un comportamento di non sinteticità, quindi di prolissità,
valutabile, per esempio, ai fini delle stesse processuali, ai fini ex articolo 106 secondo comma, perché ci vuole una motivazione rigorosa. Devono essere dei casi veramente eclatanti e non può a priori aversi un parametro di riferimento. Si potrebbe dire è una clausola elastica, sì, però le immagini sono troppo ampie, secondo me. Quindi io lo interpreto più come un monito del legislatore, contrario praticamente a tutto il funzionamento del sistema telematico, perché oramai, come sapete, tramite il copia, incolla, riporta, è facile dilungarsi, è facile essere il contrario dell'essere sintetici, e tanto più che appunto le parti sono costrette a una scopertura delle carte immediata, rapida, e una relazione deve essere completa, perché il principio di non contestazione è sempre vigente e tale rimane. Venendo alla conclusione del mio intervento, vorrei fare soltanto un bilancio tra quelli che io reputo gli aspetti positivi e negativi della riforma. Come aspetti positivi, sicuramente non ho potuto fare riferimento a tutte le norme modificate, per esempio viene codificato l'ascolto in maniera dettagliata, l'ascolto del minore in base a prassi già consolidate, viene previsto il caso in cui il rifiuto del minore dell'ascolto possa essere accolto sostanzialmente. Viene prevista per esempio l'introduzione del cosiddetto piano genitoriale, le parti devono pregare del proprio riposo, cioè dire quali sono le attitudini del figlio in modo che il tribunale possa conoscere qual è la regolamentazione. Cioè, sono tantissimi gli aspetti positivi della riforma che riguardano orientamenti, prassi, in gran parte già vigenti, ma che sono state codificate, rese chiare e anche unificazione del tribunale, l'unico tribunale delle famiglie sostanzialmente tra tribunale per minorenni e tribunale ordinario, perché abbiamo in passato tantissimi problemi dalla duplicazione dei giudizi, soprattutto quando viene in rilievo le problematiche di decadenza della responsabilità genitoriale, implicazioni e possibilità di giudicati contrastanti. Tutto questo è positivo, però vi sono delle aspetti negativi che io non posso esimermi dal segnalare. Per esempio, questo discorso della completezza dell'istruzione alla prima udienza certamente disincentiverà le conciliazioni. Per esempio, il Tribunale di Palermo negli ultimi anni ha sempre tentato nella prima udienza una conciliazione delle parti, e questo è sempre stato possibile perché nei ricorsi tutti, generalmente gli avvocati e anche per comprarsi costituzione, diciamo, mettono tutte le legazioni più dolorose, vicende delicate, vengono smesse per fortuna, e ciò permette al giudice un'interlocuzione con le parti e la possibilità di proporre la chiusura conciliativa della controversia. Chiaramente, se alla prima udienza tutte le prove vengono articolate, ad esempio sulla DEC, tutto là, tutta la situazione economica viene più o meno svelata, mi chiedo come potrà fare una proposta conciliativa di fronte a un quadro che può essere molto conflittuale. Questo purtroppo verrà sicuramente impedito da questo tipo di confermazione. Tra l'altro io vedo qua anche un notevolissimo aggravamento della posizione processuale del resistente da parte provveduta, perché mentre il ricorrente può preparare questo ricorso e meditarlo con i suoi tempi, preparare le possibili repliche e decidere di giudicare il ricorso quando ritiene, il convenuto ha delle scansioni temporali molto gravose, tra l'altro, come diciamo prima, anche con tempi ristretti in cui deve difendersi da un ricorso magari preparato in un anno e mezzo, non possiamo saperlo. E questo, diciamo che in questo momento è una possibile scelta non ragionevole del legislatore. Vedo qualche lesione dell'articolo 3 e 24 della Costituzione potrebbe essere sollevata, perché soprattutto nella materia familiare, dove vince il principio della parità dei coniugi, solo perché una persona inizia il proprio ricorso non può trovarsi in una posizione di vantaggio, che sicuramente
forse inconsapevolmente il rito lo pone. Un altro, questo rito viene avviato a tutte le controversie, quindi anche per esempio alle modifiche delle condizioni di operazione di divorzio, e non rende, secondo me, questo schema processuale per le modifiche eccessivo, mentre il procedimento in Camera di Consiglio attualmente vigente permette una certa elasticità e anche velocità di decisione e flessibilità che questo rito mi lascia un po' perplesso. Le modifiche auspicabili avrebbero dovuto essere altre, per esempio l'abolizione dell'addebito serve ancora a qualcosa, oppure la separazione, il divorzio, questi mesi, ha ancora senso questa distinzione tra le due fasi oggi? Questa potrebbe essere una modifica a costo zero che avrebbe potuto velocizzare. D'altronde, chiudo l'intervento, spero di non essere stato troppo lungo, la stessa commissione che ha licenziato questa modifica, nella lettera accompagnatoria, dopo aver illustrato tutte le principali modifiche, a pagina 4 ci dice: vi è poi un ultimo intervento che in realtà costituisce un sommariamente esposto. I magistrati professionali addetti al civile sono poco più di 3.000. Non è possibile immaginare che la giustizia civile di 60 milioni di persone possa essere affidata a un magistrato ogni 20.000 soggetti. D'altro canto, è un'evidenza cartesiana che il foglio di bottiglia del processo dichiarativo è la sentenza. Qualunque miglioramento relativo al processo non sarà mai in grado di consentire al tribunale di fare fronte alla domanda di giustizia. E vi lascio con le stesse parole degli autori della riforma. Grazie. Grazie, grazie, dottore Garcini. Un bellissimo intervento, è interessantissimo, sicuramente ci sono, insomma, tanti aspetti che ci lasciano perplessi. Pensavo appunto all'aspetto relativo alla garanzia di autenticità degli atti, perché poi la norma prevede addirittura che vengano sottolineati proprio degli schemi di atti processuali con dei campi da compilare. Infatti, diciamo, dovrebbe esserci appunto un ulteriore intervento sul punto con diciamo l'apporto sia del Ministero, del Consiglio Superiore della Magistratura e del CNF. Vediamo che cosa viene fuori. Come? Ti hanno rubato l'idea? Va bene. Comunque sì, sicuramente, insomma, poi quando affronteremo questo argomento del processo di famiglia vedremo, insomma, di sviscerarlo meglio, ma intanto grazie veramente, perché la relazione è stata veramente festiva. Passo la parola all'avvocato Dario Greco, che ci parlerà proprio del processo di condizione e delle importanti modifiche. Appunto, parlavamo proprio che tutto deve essere fatto prima, cioè particolarmente oneroso per gli avvocati, appunto, così anche come il procedimento di famiglia, dove veramente, insomma, nel momento in cui il cliente accudisce in studio, sicuramente dobbiamo subito pensare interamente non solo alla strategia difensiva, ma ovviamente correlata a tutti gli strumenti di prova a disposizione, a tutti quelli che prima del processo dobbiamo avere, e poi di strategia fino a un certo punto, mentre talvolta diciamo: beh, questa cosa adesso non la dico dopo, cioè una considerazione che si fa spessissimo, tante cose non le produco adesso, non le dico, e poi così li do solo 20 giorni con la memoria, con le memorie di replica 183 sesto comma, in 20 giorni non ce la farò mai magari a strutturare una determinata prova più corposa, o diciamo a contestare con una consulenza di un certo tipo, e invece così insomma devi questa disclosure subito, veramente cambia il modo proprio di fare l'avvocato, cambia il modo di pensare, ecco, al processo. A te, Dario. Intervenire dopo Serena Lombardi, dall'avvocato Corsi, non è che è facile avere qualcosa da dire. E, una brevissima premessa prima di affrontare l'argomento del processo di condizione, in realtà fino all'udienza di prima comparizione o di trattazione, come vuole chiamarsi, fino all'udienza ex articolo 183, con piccoli raffronti tra il giudizio ordinario e il rito semplificato. E questa riforma
è stata. Dicono, scusate perché intanto vi vedete guardare il cellulare, ma sono i colleghi che mi riferiscono rispetto. Dicono che il mio microfono funziona meglio, quindi proviamo questo. Mi sentite meglio? Speriamo, adesso mi sapranno dire. E allora, vabbè, in premessa, non la ripeto, perché sono sentita con poca importanza. Questa riforma mastodontica del codice del rito e di tante altre leggi speciali correlate al codice della procedura del CPC, ma di tante altre leggi, è stata effettuata, il decreto legislativo è stato adottato dal governo Draghi per accedere ai fondi del PNRR, insieme all'ufficio del processo, insieme all'assunzione del personale tecnico amministrativo sempre nell'ambito sempre a tempo determinato, insieme al concorso dei cancellieri che in realtà era stato già bandito dal governo nella legislatura precedente, insieme è stato previsto la riforma del codice di rito della giustizia civile con l'ambizione di smaltire l'arretrato entro 3 anni e di ridurre del 40% i tempi dei processi civili in Italia. Quindi era necessario adottare questo decreto legislativo e prendere i soldi. È evidente che faremo brutta figura in Europa, perché è evidente che se non altro noi impegneremo i nostri tribunali, la nostra Corte d'Appello e la Corte di Cassazione per qualche anno ad interpretare queste nuove norme che molto spesso sono oscure. Perché quando tu modifichi le regole del gioco è inevitabile che i giocatori per un primo momento, in un primo momento siano un po' spiazzati, indecisi, perplessi, e che ci si debba ragionare sopra come stiamo facendo oggi. Poi magari tutto quello che diremo oggi fra 5, 6, 7 anni sarà smentito dalla sentenza delle sezioni unite delle Cassazioni, che ci darà fare e che sarebbero stati ben diversi. Mi fa piacere che non avevo letto questa. ...1500 magistrati in meno alla pianta organica in tutta Italia, quindi una corte d'appello, 2 o 3 corti d'appello che mancano alla magistratura, finché avremo un processo telematico che nel mese di novembre ho verificato ieri, anzi scusate, domenica sul sito del Ministro della Giustizia, 4 interruzioni in 4 fine settimana del mese di novembre. Dal venerdì al lunedì, dal venerdì alle 17 al lunedì alle ore 8, in cui tu non puoi consultare i fascicoli. Quindi finché avremo un sistema del PCT ancora con le 4 PEP e con l'ansia che abbiamo tutti quanti noi, gli infarti che ci vengono perché non arriva la PEP, non arriva la terza PEP, la seconda PEP, la quarta PEP. Quindi che avremo un sistema informatico che è diverso per ogni giurisdizione. Per ogni giurisdizione. È diverso anche con firme diverse, cioè la firma del processo civile non va negli altri processi, la firma degli allegati nel processo tributario di settembre con DDFA, che noi invece non dobbiamo utilizzare. Complicazioni. Finché avremo giudici che, ai noi, hanno il computer fornito dal Ministero e per accendersi ci sta un quarto d'ora e per aprire la console ci sta altri 30 minuti e per aprire i singoli file e capire chi ha depositato quel file, se l'avvocato Zino, l'avvocato Greco, l'avvocato Lombardo, credo che impazienta a capire che ha depositato il file. Finché avremo tutte queste cose, il processo non funzionerà. Quindi potremo modificare tutti gli articoli del codice che vogliamo, ma il processo non funzionerà. Quindi fatta questa parentesi, questa premessa che meriterebbe ulteriori approfondimenti, mi concentro su la fase del processo in cognizione con qualche riferimento sul rito semplificato, diciamo di raccordo, per principale modifiche e qualche aspetto critico che necessiterà indubbiamente di approfondimento. Per quanto riguarda il problema di che segnalava, cui si è affrontato il dottore Cossino e che segnalava anche l'avvocato Lombardo, riguardo la chiarezza e la sinteticità degli atti, io credo che
In appello è previsto, dottore Coscini, una sorta di inammissibilità per l'atto non chiaro e non sintetico. In primo grado una sanzione precisa processuale non c'è se non quella delle stesse legali. Io credo che l'avvocato abbia tutto l'interesse a essere chiaro e sintetico, perché certo se vuol fare bella figura col proprio cliente e presentare un malloppone così di un atto di citazione facendo copia e incolla di intere pagine di sentenze della Cassazione che dicono magari tutte uguali, facendo bella figura, farà bella figura, ma forse perderà la causa, perché il giudice a un certo punto, mi rendo conto, si rompe un po' le scatole a dover leggere o a dover fogliare atti eccessivamente prolissi. Quindi la chiarezza e la sinteticità dell'atto è un interesse preciso dell'avvocato. Mi fa specie che il massimario della Cassazione, che ha fatto un interessantissimo studio sulla riforma, abbia dedicato su 127 pagine, abbia dedicato più di 10 pagine per spiegare che cos'è la sinteticità di un atto. Quindi aveva necessità di spiegarlo. Quindi la chiarezza e la sinteticità è un interesse dell'avvocato che vuole vincere la causa. La novità, che questa fosse una delle poche novità, ripeto, mi hanno rubato l'idea, dicevo Serena, che è la modifica dell'articolo 46 della disposizione d'attuazione. Questa è chiaramente norma a venire, non sapremo quando. La digitalizzazione dal sistema delle PEC al sistema dell'upload, che ci consente a noi di accedere direttamente al fascicolo e di caricare gli atti sul fascicolo, poi il cancelliere verificherà se abbiamo fatto delle irregolarità, ma intanto noi le carichiamo direttamente sul fascicolo, evitiamo magari anche lo spassamento temporale tra chi deposita prima e chi deposita dopo, o chi deposita prima e la cancelleria accetta dopo 3 giorni, insomma evitiamo questo spassamento temporale, accediamo direttamente al fascicolo, sarebbe tutto molto semplice come altare. Dicevo, l'articolo 46 della disposizione di attuazione prevede che il Ministero, sentito CNF e CSM, faccia dei prototipi di atti processuali. Devo dire, la cosa non mi preoccupa più di tanto, perché nello spirito della norma sostanzialmente noi dovremmo avere degli atti processuali che contengono dei campi obbligati, come la nota di iscrizione al ruolo che facciamo quando iscriviamo una causa al ruolo, che ce la fa il computer e poi esce con un PDF che è, diciamo, preimpostato, e con una parte di campi liberi in cui noi scriveremo le nostre ragioni, in fatto e in diritto. Questo chiaramente semplificherà il lavoro delle cancellerie, semplificherà magari anche il lavoro del giudice, che nel dovere verificare se sono state rispettate tutti gli avvertimenti del nuovo 163, cioè dell'atto di citazione, insomma sarà più facile andare a verificare se è stato dato avviso, cioè se è stata specificata se c'è condizione di procedibilità oppure no, se è stato dato avviso che si può accedere al patrocinio della specie dello Stato. Quindi forse questo semplifica il lavoro di tutti, allo scopo di rendere chiari e sintetici gli atti. Andiamo invece avanti, quindi tolto questo aspetto dell'articolo 46 della disposizione d'attuazione. Abbiamo visto che il giudizio si introduce con, ovviamente, il giudizio ordinario si introduce ancora con citazione. Il ministro Bonafede voleva, prima di subentrasse la ministra Cartabia, voleva abolire la citazione e fare tutto con ricorso. Fortunatamente abbiamo mantenuto la citazione, quindi il giudizio si introduce con la citazione. Per quanto riguarda le notifiche di questo atto introduttivo, ne abbiamo già parlato. La citazione, innanzitutto, la prima cosa che gli avvertimenti che noi inserivamo, quello al convenuto costituisci di 20 giorni prima, adesso è 70, se vuoi sollevare l'eccezione in competenza lo devi fare già in comparsa, se vuoi chiamare terzo in garanzia devi farlo in comparsa e così via. Uno degli altri, quello ad esempio che la cosa è accedere al patrocinio a spese dello Stato, e l'indicazione espressa se la domanda che noi stiamo promuovendo è sottoposta a condizione di procedibilità, negoziazione assistita, mediazione obbligatoria e così via, e se abbiamo assolto oppure no a questa condizione di procedibilità. Devo dire che molto spesso io sono convinto che più avvisi fanno, meno intellegibile l'atto.
Poi dicevo prima con il professor Zino, sembra come quando andiamo in banca e firmiamo tutti i moduli bancaria, a me nessuno ha letto quello che si firma in banca, perché più informazioni dai, meno trasparente è l'atto. Però quindi il contenuto dell'atto di citazione, ovviamente nel contenuto dell'atto di citazione, va sostanzialmente rispettato il principio di dovere esporre tutto, di dovere prendere posizione su tutti sull'intera domanda che si propone. Poi ci sono le memorie che consentono di aggiustare il tiro, perché la fissazione del tema dei decidendum avviene più avanti nella scansione temporale del processo, almeno da quello che ho capito io, perché poi bisogna vedere se prima della prima udienza. Sempre prima della prima udienza, però la prima udienza non l'avremo più a 90 giorni. Sì, la nostra citazione sarà 120 giorni liberi, quindi 122 giorni. Attenzione, è un termine, questi 122 giorni è un termine che secondo me sarà del tutto teorico, perché noi avviseremo i nostri clienti, che avviseremo il convenuto, la nostra controparte, che dovranno costituirsi entro 70 giorni prima dell'udienza da noi indicata in citazione. Quindi il convenuto, che oggi ha 70 giorni di tempo tra la notifica e il termine per costituirsi, non ne avrà più 70, ne avrà 50. Questo a proposito di quello che diceva il dottore Corsini a proposito della lesione del diritto di difesa del convenuto, che è sempre termini più stringenti. Ma comunque da 70 ne ha 50, come se questi 20 giorni ci facevano perdere i soldi dell'Europa. Ma comunque ne ha 50. A questo punto il giudice è chiamato entro 15 giorni, termine ovviamente non perentorio, entro 15 giorni, ai sensi del 171 bis, a compiere delle verifiche preliminari. Verifiche preliminari sono quelle stesse verifiche che il giudice compiva all'udienza di prima comparizione. Quindi verifica se la regolarità della notifica, ma se il convenuto si è costituito, la procura, fa le verifiche di rito. Attenzione, entro 15 giorni il giudice può differire l'udienza che era stata fissata. Ma anche se non la differisce, questo dottore Corsini e il professore Zino, è avvocato lombardo, in questo studio del massimario della Cassazione, comunque il giudice deve mettere un provvedimento che solo confermi l'udienza. Quindi noi abbiamo una finestra, scaduti i 70 giorni, di 15 giorni, quindi in cui il giudice dovremmo attendere in questi 15 giorni se il giudice sposta l'udienza o la conferma. Un provvedimento dovrà arrivarci comunque. E che succede se il giudice si prende più di 15 giorni, visto che non è un termine ovviamente perentorio, è un termine ordinatorio? Resteremo appesi? Cioè, oggettivamente sappiamo bene che quando un convenuto si costituisce e fa una chiamata di terzo in garanzia, oggi non sempre il giudice provvede sulla chiamata di terzo in garanzia nei 5 giorni previsti dal codice. Capita che ci sta 20 giorni, 30 giorni. Sappiamo bene che molto spesso scriviamo una causa a ruolo e l'assegnazione della sezione e del giudice l'abbiamo magari a ridosso, magari a termini per la costituzione del convenuto già scaduti, abbiamo sì la sezione, perché magari il fascicolo è andato da una sezione all'altra, abbiamo la sezione, ma ancora non abbiamo il magistrato assegnato. Che succederà in tutte queste cose? Grande in tutti questi casi, punto interrogativo, per me è grande punto interrogativo. Quando non avremo ricevuto nei 15 giorni il decreto di o avremo ricevuto dopo i 15 giorni il decreto che conferma l'udienza, siccome dalla data dell'udienza avremo termine a ritroso, cosa succederà? Se il PCT si blocca venerdì, sabato e domenica e lunedì e il giudice ha depositato il suo provvedimento nei 15 giorni, il venerdì alle 13, e la cancelleria me lo trasmette il lunedì, tenuto di conferma dell'udienza, che cosa succederà?
La verità è che chi ha scritto la riforma non è mai stato in un corridoio di tribunale, questa è la verità. Cosa, ma mettiamo, io sto parlando di momenti, diciamo, patologici, ma che sappiamo tra di noi che sono frequenti. Il giudice quindi conferma l'udienza. Andiamo avanti nella scansione temporale del procedimento. Il giudice conferma l'udienza o ne fissa una nuova. Da quella data indicata dal giudice ci sono dei termini a riprova per la redazione delle tre memorie 183, vecchia 183, numero 1, numero 2, numero 3, con la precisazione che la prima memoria, dove preciseremo e modificheremo la domanda e se siamo attori in relazione alle difese del convenuto, potremo chiedere di chiamare in causa un terzo. O potremmo fare una riconvenzionare una riconvenzione, cosa che prima facevamo all'udienza di prima comparizione e non nella memoria 183 numero 1. Quindi faremo 40 giorni prima dell'udienza, preciseremo e modificheremo la domanda, 20 giorni prima dell'udienza faremo le nostre deduzioni istruttorie e depositeremo i documenti, 10 giorni prima dell'udienza depositeremo le memorie di replica. Questo mi fa ritenere che l'udienza di prima comparizione e trattazione non potrà mai essere trattazione scritta. Perché se noi abbiamo visto, come ci ha detto il dottore Corsini, che l'udienza trattazione scritta prevede il deposito delle note di trattazione 15 giorni prima dell'udienza fissata, se noi abbiamo un termine che scade 10 giorni prima, è evidente che dovrà essere in presenza, perché non possiamo fare le note di trattazione scritta e poi avere una memoria di replica che ci scade. Tra l'altro devo dire che nello spirito della riforma, lo diceva a proposito del processo di famiglia, all'udienza di prima comparizione, prima trattazione, il giudice fa una cosa che a me non piace assolutamente. Cioè, non è che la fa perché glielo diceva lei che parla, cioè, al di là del sottoporre alle parti, scusatemi, è nel decreto che conferma o modifica l'udienza, il giudice esamina le questioni preliminari e casomai sottopone alle parti un problema di difetto di procura, una nullità nella notifica e così via. Quindi diciamo, poi all'udienza di trattazione, a tema decidendum completo e anche a tema probandum, diciamo, già completo, con una discovery piena delle parti, il giudice formula proposte conciliative e interroga liberamente le parti, è questo quello che a me piace. Chiarimento. Poi chiedendo chiarimento, questo interrogatorio libero delle parti. Allora, questa riforma è una riforma improntata a, viviamo tutti nel paese dei buoni, dei belli, nel paese delle meraviglie, nel paese dove tutti quanti hanno studiato, si sono laureati, sono consapevoli di se stessi. L'interrogatorio libero delle parti è da un lato la negazione dell'obbligatorietà della difesa tecnica, perché non mi serve davanti al giudice parlo io non parlo il mio cliente, perché il mio cliente può rischia di dire Cosa non si cose non vere, cose che non sono corrette. Io non ho avuto un cliente che aveva passato i guai perché testimoniando in un processo penale aveva dichiarato che aveva comprato un appartamento in contanti. Le passati guai, quando è venuto da me con l'accertamento valutario, ma lei 200.000 euro in contanti, cioè il tuo avvocato in contanti, così ma lei ci è andato un sacchettino dal notaio, ma che c'entra? Io ho portato l'assegno. Allora non in contanti, l'assegno, no, in contanti che ho pagato subito, senza dilazione. L'interrogatorio libero è la negazione dell'obbligatorietà della difesa tecnica, che la parte che può non essere un professore universitario, un avvocato, un magistrato, ma può essere un povero Cristo, dinanzi al giudice, magari spara fesserie. Quindi l'interrogatorio libero è qualcosa che bisogna utilizzare con grado salis, dico bisogna stare attenti perché quello che era stata l'impostazione della riforma del 1995, allora, questo interrogatorio libero, ma avvocato, ci penso io. Giudice centrico, una riforma giudice centrico, poi ci penso, poi si mette a dire, ci penso, quando io sono cliente e capisco se ha torto o ha ragione, una cosa che non mi piace. E dicevo, comunque, quindi arriviamo all'udienza di prima trattazione, prima comparizione, dove è tutto chiaro, quindi il giudice ha effettuato queste attività e emette i suoi provvedimenti
A questo punto, così dice la commissione Luiso, così dice l'ufficio del massimario della Cassazione, così sappiamo tutti che non sarà, ma sarebbe bello, ma non sarà perché ci saranno difficoltà tecniche. Il giudice evidentemente si riserverà su proprio cioè, o il giudice riesce ad arrivare all'udienza, perché già si è studiato il fascicolo quando ha confermato e differito l'udienza. Poi si è letto le memorie. O arriva all'udienza già in grado di sapere tutto e di fare pure il calendario del processo obbligatorio oggi, obbligatorio, nel senso che la mancata redazione del calendario del processo, il suo mancato rispetto, viene utilizzato ai fini della valutazione di professionalità, obbligatorio in questo senso. Ma il giudice, se non riesce a fare tutto, si dovrà necessariamente riservare. Allora, se i nostri giudici avranno il carico di ruolo che hanno oggi, avranno le carenze di organico che abbiamo oggi, avranno il diritto di ammalarsi, di farsi corsi di aggiornamento e quindi di differire di ufficio le udienze fissate. Avranno i procedimenti cautelari, avranno i decreti ingiuntivi, ma come pensiamo che potrà arrivare tutti i nostri giudici all'udienza avendo letto e studiato interamente il fascicolo e potersi pronunciare in udienza su tutti i provvedimenti da adottare? Ma in ogni caso, nel paese della meraviglia, come diceva la commissione Luiso, noi avremo il giudice che in quella sede farà un calendario del processo e ci dirà giorno tot. Sentiamo i testimoni, poi faremo la consulenza tecnica, poi preciserete, anzi non preciserete le conclusioni, poi andremo a sentenza e andando a sentenza vi darò il termine per depositare il foglio di precisazione delle conclusioni, per depositare poi la comparsa conclusionale della memoria di replica e farò la sentenza. Tutto questo, dottore Corsini, tra i 200 e 240. Forse un po' di più, ma nella testa del legislatore in qualche settimana, e in qualche, non qualche settimana, in qualche mese in più, nell'arco dei 18 mesi dovrebbe concludersi tutto quanto. Ripeto, non ritengo che ciò accadrà. Cosa simpatica, perché è davvero simpatica, perché tutto questo, tutto quello che abbiamo detto fino ad ora riguarda il rito ordinario di cognizione. Il legislatore abolisce il 702 bis e non sempre abolisce tutte le leggi speciali che fanno riferimento al 702 bis, la dei compensi d'avvocato. Che rito seguirà? Non lo so, questo lo Certo. dovremo. Questa è una cosa a cui ho pensato qualche giorno fa, ma insomma. Questo semplificato probabilmente. Questo, e vabbè, però Cosa fanno dire? lo dovevamo dire, perché scusate l'inciso, ne parlavo prima al bar con i relatori prendendo il caffè. Sappiate che il decreto legislativo ha anche modificato la legge 267 e 142, ossia la legge fallimentare, e mi pare che dal 15 luglio abbiamo il codice della crisi di impresa. Quindi andate a riformare il concordato preventivo previsto dall'articolo 182 della legge fallimentare, che oggi non esiste più perché abbiamo l'articolo 56 della crisi di impresa. E no, scusatemi, prima di parlare di una cosa, fortuna avevo messo. Okay. Quindi io ho fatto la scansione dalla notifica della citazione, costituzione del iscrizione al ruolo, costituzione del convenuto, udienza, mezzi di prova, sentenza. Vi può essere un incidente di percorso, cioè in qualsiasi fase del procedimento, quando stiamo discutendo i diritti disponibili, su istanza di parte, ciascuna parte, quindi sia l'attore che il convenuto, possono chiedere al giudice l'emissione delle ordinanze 183 ter o 183 quater. C'è ordinanza di accoglimento della domanda o ordinanza di rigetto della domanda. Queste sono ordinanze anticipatorie della decisione, della sentenza, e in linea di massima
anzi, è possibilmente del tutto sostitutive della sentenza, perché qualora i fatti siano ormai interamente accertati, l'attore per l'accoglimento, il convenuto per il rigetto, possono essere chieste l'adozione di queste ordinanze 183-ter e 183-quater, a condizione che queste ordinanze definiscano interamente il processo. Cioè non c'è più, ad esempio, l'ordinanza di pagamento di somme non contestate, cui io ho chiesto 100, lui non ha contestato 30, e allora intanto faccio l'ordinanza di pagamento di somme non contestate, o l'ingiunzione, quando io per quella parte ho raggiunto la prova e chiedo l'ingiunzione di pagamento. Quindi queste ordinanze devono definire interamente il procedimento. L'adozione di queste ordinanze, cioè queste ordinanze, sia di accoglimento che di rigetto, possono essere oggetto di reclamo. Con il reclamo, sia qualora il reclamo ribalti la decisione, quindi se aveva accolto, rigetta, se ha rigettato, reclamo. Qualora il reclamo ribalti la decisione, quindi in caso di accoglimento, nell'ipotesi di ordinanza di accoglimento, nell'ipotesi di accoglimento del reclamo, quindi c'era stata un'ordinanza che aveva accolto la domanda e il reclamo non accoglie la domanda, il fascicolo torna al giudice, ma in questo caso vi è una sostituzione del giudice. Quindi se l'ordinanza l'aveva messa il dottore Corsini, andrà un altro giudice della sezione. Stesso meccanismo nell'ipotesi in cui il giudice abbia rigettato l'ordinanza e poi invece il reclamo abbia revocato quell'ordinanza lì di rigetto, quindi vi è la necessità di proseguire il procedimento. Un'indicazione che secondo me io onestamente non so come risolvere, chiedo al professore di diritto processuale civile, se secondo me a qualche tuo collega che ha scritto questa cosa per fare il libretto, le ordinanze del collegio non sono ulteriormente impugnabili. Che vuol dire che l'ordinanza non è impugnabile? Aspettate, l'ordinanza del collegio definisce il giudizio, quindi il giudizio si chiude. L'ordinanza 669 per decies, in ipotesi di reclamo al collegio dei procedimenti cautelari, non è impugnabile, ma non definisce il procedimento. Se è stato emesso il procedimento cautelare, il provvedimento cautelare in corso di causa, il giudizio di merito continuerà. Se è stato emesso ante causa, ma posso iniziare il giudizio di merito. Qui no, definisce il giudizio e non è impugnabile. Quindi non si può fare l'appello, perché almeno il ricorso in Cassazione, ex articolo 111, si potrà fare per violazione di legge. Questo, io mi sono posto questa domanda nelle relazioni che ho più o meno ho studiato e letto in vista di questo seminario, non ho trovato nulla. Ma se è così, mi pare gravissimo e mi pare estremamente rischioso per una parte, quindi sono strumenti di istituti processuali che se è così non avranno alcun successo, mi pare veramente azzardoso, un vero azzardo per l'attore o per il convenuto richiedere l'emissione di un'ordinanza, perché se le cose vanno male si gioca un grado di giudizio. Io penso che c'è un commento di Caponi, scrittore italiano, molto puntuale, che critica questo istituto, che però secondo me va contro l'aspirazione alla sentenza, ricordando che dicevo con quel dottore Corsini, che dice che il problema sono le sentenze, cioè lui dice poi, alla fine, chiamato a decidere, più richieste interinali si inseriscono nel processo, più sia grave il lavoro del magistrato di adempimenti spesso nocivi per la giustizia. Peraltro poi mi chiede un tribunale piccolo, questa previsione del reclamo al collegio con l'incompatibilità del giudice che aveva messo il provvedimento, cioè, sono meccanismi che vanno a intasare la giustizia. Io mi auguro che, salvo, si chiama sempre
gli entusiasmi iniziali, ne abbiamo avuto per l'ordinanza di giunzione 186 di poi. terra, l'ordinanza della Cavalli sopra l'estate, l'ordinanza per scrittoria. Diciamo, all'inizio andavo con flash, utilizzo, diciamo, abbastanza sporadico, quasi da protagonisti, dopodiché ci si accorge che sono strumenti che non servono e vengono abbandonati. Quindi io mi auguro che farà la stessa fine. Secondo me sarà poco utilizzata, anche perché, diciamo, ce l'ho già. Anche perché in giudice potrà dire non ci sono gli estremi, devo studiare la causa per emettere sentenza. Anche perché, Non appunto. posso studiare questo fascicolo che mi spunta come un fungo senza esigenze cautelari. Considerato che ho fatto il calendario del processo, quindi ho fatto il calendario del processo, mi sono più o meno calendarizzato l'attività che devo fare. Adesso arrivi tu, parte del giudizio e pretendi che io mi porti il fascicolo a casa per studiarmelo, così non Però posso c'è mai. scritto che ci devono essere particolari esigenze cautelari. No, 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 quindi il giudice potrebbe Ci dire non ci sono i presupposti, in questo senso. è più facile che rigetta No, sì, proprio. esatto, dovrebbe, a mio avviso è più facile Ma no, non può rigettare, no, non perché. propende, non propende sull'istante. Non provvede, perché il rigetto è una pronuncia che determina. Ma come non provvedere? Il rigetto non reclamato Cioè, come fa a non definisce il Sì, giudizio. ma questo è chiaro, ma come fa a non La provvedere se la legge lo consente di chiederlo? Cioè, secondo definisce il me giudizio non è deve provvedere. Non lo impugnabile. so, però non può Nulla. non provvedere, E secondo questo me. dovremmo chiederci. Ah, scusami, se permetti, nel testo c'è un riferimento al secondo comma che in realtà. Fusita, Non può non provvedere, cioè secondo me non è opportuno veramente, però dico non provvedere, non lo so. e allora, sentite questo. Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, direi io fai il decreto ingiuntivo, ma uno è di pronta soluzione e richiede un'istruttoria non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato, non può essere introdotto, è introdotto. Il legislatore è chiaro. Se ha una di queste caratteristiche, perché di congiunzione, cioè, oppure non, fatti non controversi, oppure la domanda è fondata sul prova documentale, o è di pronta soluzione. O richiede un'istruzione non complessa, quindi tutte queste ipotesi, il giudizio è introdotto nelle forme del rito semplificato. Poi, secondo comma del 281 decies, perché poi non credo, ma per quale motivo mettere questi decies qua, punto 27 bis, ma perché non mettiamo articoli alla fine del codice? Ma comunque, lasciamo stare. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, tutte, quasi tutte, tranne l'eccezione 50 bis, tra l'altro riformulato, la domanda può essere sempre proposta nelle forme del procedimento semplificato. Quindi, nella prima ipotesi, anche se è competenza collegiale, va sempre proposta con rito semplificato. Altrimenti, o comunque c'è la facoltà di proporla con rito semplificato. Non c'è una sanzione al fatto che io proponga con, chiaramente, rito semplificato, con ricorso. Non vi è una sanzione al fatto che io abbia proposto una domanda con citazione piuttosto che con ricorso. Però vi è la previsione da parte del legislatore che il giudice debba mutare il rito. Che cos'è questo procedimento semplificato? Perché noi ci eravamo abituati al 702 bis. Devo dire, istituto in cui il mutamento del rito l'abbiamo sempre vissuto al contrario, cioè introducevo col 702 bis e il giudice modificava il rito col rito ordinario, giusto per potersi calendarizzare il ruolo, perché io ho avuto provvedimenti istanti alla necessità di svolgere attività istruttoria, modifico il rito e poi l'utilizzo successivo sarebbe istruttoria perché la causa è documentale, dico ci sta. Quindi che il giudice dal rito ordinario, però così pare lo spirito della norma,
debba necessariamente convertire al rito semplificato, un bel problema per noi. Teniamo conto che se lo spirito della riforma era quello di sostanzialmente consentire al giudice di fare tutte le verifiche preliminari prima dell'udienza, col rito semplificato non è così, perché col rito semplificato invece il giudice fissa l'udienza, deposita il ricorso, fissa l'udienza, notifica il ricorrente al resistente 40 giorni prima, il resistente 10 giorni prima per costituirsi spiegando le sue difese, poi c'è l'udienza, quindi il giudice in questo caso entra a contatto col fascicolo soltanto all'udienza e quindi potrà accorgersi soltanto in quella sede, cioè studierà il fascicolo soltanto in quel momento e in ogni caso, visto il termine del convenuto di costituzione fino a 10 giorni prima e magari poi visibile in cancelleria con i consueti ritardi, gli possiamo chiedere al giudice che avrà qualche giorno di tempo per studiare quel fascicolo. E all'udienza a quel punto, e qui c'è nuovamente da ridere, abbiamo visto che se di facile affronta soluziona, se abbiamo visto, adesso devo trovare l'articolo. All'udienza le parti possono chiedere i termini, quindi rito semplificato per modo di dire, perché all'udienza le parti possono chiedere i termini e quando possono essere chiesti i termini, vabbè, sostanzialmente adesso non trovo il riferimento per bene, quando c'è un giustificato motivo e cosa sia questo giustificato motivo e quando non ci sia un'istruttoria complessa. Adesso che innanzitutto vorrei capire che cosa significa istruttoria complessa o istruttoria semplice, cioè quanti testi posso citare per averla semplice, posso indicare per averla semplice e quanti per averla complessa. L'interrogatorio formale è rende complessa l'istruttoria oppure no? Una CTU con un solo quesito accetta se qual è la percentuale di invalidità. È una CTU complessa o semplice? Questa riforma, invece di consentire certezza delle regole del gioco, l'ho detto all'inizio, è, secondo me, eccessivamente giudice-centrica. Cioè davvero rimette nelle mani del giudice, che per carità è colui che deve dare torto a ragione alle parti, quindi per carità è il suo dovere stabilire, risolvere il conflitto, ma non può essere rimesso alla sua mera discrezionalità la valutazione della complessità o meno dell'istruttoria, non perché io abbia timore da avvocato dei giudici del nostro tribunale, di ogni giudice del tribunale che magari va per la tangente e pensa, fa, combina stupidaggini, ma perché sappiamo benissimo che nei vari tribunali d'Italia abbiamo tribunali dove si fa in una maniera, tribunali dove si fa in un'altra maniera, all'interno dello stesso tribunale, sezioni dove il tizio, cioè una sezione la fa in una maniera, un'altra sezione, all'interno della stessa sezione, all'interno della stessa stanza, chi fa udienza lunedì e mercoledì la pensa in una maniera, chi fa udienza martedì e giovedì la pensa in un'altra maniera. Legittimo, non ha nessuna critica. Ma tutto questo non può essere ribaltato sulle spalle delle parti, non dico degli avvocati, sulle spalle delle parti, che non sapranno nel momento in cui introdurranno una lite da ricorrente se il convenuto si costruirà in maniera talmente complessa per cui quella necessità di discovery iniziale non era necessaria e se il convenuto che ha avuto tempi strettissimi per costituirsi dice io ci ho giustificato motivo per cui chiedo i termini perché ho tutte le carte in una casa di campagna che mi secca andarci a recuperarla perché siamo nel mese di gennaio, febbraio, di luglio, non posso andare in campagna, questo sarà un giustificato motivo per cui il giudice concederà i termini per la memoria. Tutto questo complicherà inevitabilmente il processo, determinerà inevitabilmente
che finché non avremo interventi chiarificatori delle sezioni unite della Cassazione su ogni singolo argomento, il provvedimento da adottare entro 15 giorni di conferma dell'udienza, e cosa succede se dice no, se a me arriva al 16esimo, al 17esimo o al 30esimo giorno, e da quando l'istruttoria è complessa o non è complessa, da quando c'è giustificato motivo o non c'è giustificato motivo, le ordinanze, quelle definitorie del procedimento, sono impugnabili, sono in Cassazione, non sono impugnabili in Cassazione. Finché non avremo interventi chiarificatori su tutti questi argomenti, vivremo nel limbo, avremo indubbiamente determinato un allungamento dei tempi del processo e forse avremmo preso in giro l'Europa. Concludo. Nel 2017, tra il 2015 e il 2017, ho avuto la fortuna di partecipare via telefono, via mail, ancora non c'era Zoom e così via, e anche partecipare ad un convegno che era stato organizzato dall'allora presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo. Sergio Paparo scrisse insieme a qualche avvocato fiorentino, e non soltanto fiorentino, c'era anche Antonio Rosa e così via, scrisse poche norme di riforma del codice di procedura civile, senza necessità di stravolgere tutto, ma che avrebbero davvero stravolto tutto e che forse avrebbero risolto parte delle lungaggini processuali. Cosa aveva pensato Sergio Paparo e il suo, quel gruppetto di studiosi? Io non ne facevo parte, io ho assistito, ogni tanto venivo così, chiacchieravo e parlavo con Sergio Paparo. Cosa aveva previsto? Aveva previsto una, tra virgolette, degiurisdizionalizzazione della fase istruttoria. Noi oggi nel processo civile sappiamo che i due colli di bottiglia non sono certamente l'udienza di prima comparizione e la concessione dei tempi, ma sono quei momenti in cui noi chiediamo al giudice di svolgere attività che richiedono perdita di tempo, perché il carico di ruolo c'è, quindi non possiamo nasconderci che dice giudici hanno due cause alla settimana da studiare, cavolo, perché non si sbrigolano, hanno decine di fascicoli. Quindi colli di bottiglia sono quel momento in cui il giudice deve decidere quali prove ammettere, perché si deve studiare le carte, poi molto spesso noi non siamo chiari e sintetici, quindi facciamo richiami e così via. La fase in cui deve magari sentire i testimoni e le parti è la fase decisoria. Sergio Paparo aveva pensato, noi andiamo dal giudice soltanto per fargli decidere la causa. Tanto il problema del testimone, se guardato negli occhi dal giudice che capisce se dice il vero o dice il falso, sappiamo tutto che è. Dico, quando lei scrive la sentenza tre anni dopo avrei sentito un test, anche perché mi creda, quello che lei pensa che è quello più vinto, quello più basullo. Sono quelli più bravi. E allora lui ha preso semplicemente, e concludo, tu vuoi fare una causa, notifichi alla controparte che vuoi fare una causa fondata su queste richieste di testi o su questa consulenza tecnica. Notifichi e poi chiedi al giudice di nominare o un avvocato o una sorta, un po' come i delegati alla vendita, o un notaio che si occuperà di escutere le prove testimoniali. Oggi la tecnologia ci consente, eravamo nel 2017 e il Covid ci ha fatto fare salti in avanti sulla tecnologia, di mettere una telecamera e di poter incontrarci con allo studio o in luoghi, allo studio dell'avvocato delegato, con il testimone e interrogare la parte. Voglio fare una consulenza tecnica? La faccio, a spese mie. Quando avremo raccolto il materiale probatorio, andremo dal giudice che dovrà soltanto decidere la controversia. Anche perché, e concludo davvero perché mi sto allungando molto, anche perché in questa fase paraprocessuale, fuori dai palazzi di giustizia, dove noi abbiamo chiesto semplicemente al giudice di nominare qualcuno che sia terzo e che possa gestire questa fase istruttoria,
Lì sarà facile, anzi più facile, raggiungere quegli accordi conciliativi che né la mediazione obbligatoria né la negoziazione assistita obbligatoria riusciranno ad ottenere mai. Perché soltanto dopo che hai sentito i testimoni, che hai fatto una consulenza tecnica, che hai sentito le parti senza essere colui che debba fare una proposta conciliativa, che vuoi o non vuoi sarà sempre anticipazione di sentenza, anticipazione di giudizio e che quindi impone magari di essere un po' distanti. Quando puoi sporcarti le mani perché non sei colui che dovrà decidere la causa, forse questo soggetto nominato dal giudice che compare, fa la sua attività e poi scompare, ma che non deciderà mai la causa, sarà soggetto più idoneo per risolvere la questione. Ho raccontato spesso l'esempio dell'arancia. Posso fare l'esempio dell'arancia e chiudo davvero. Un padre torna a casa e trova i suoi due figli, tutti e due amati istantaneamente alla stessa maniera, due gemelli, che litigano per l'unica arancia che c'è a casa. Che fai, padre? Padre, giustamente, per non fare disparità tra un figlio e l'altro, prende l'arancia, la taglia in due e ne dà mezza ad un figlio e mezza all'altro figlio. Dopodiché guarda i figli cosa facevano, dovevano fare con l'arancia. Uno prende l'arancia e se la spreme e si beve il succo. L'altro prende l'arancia e butta la buccia. L'altro prende l'arancia, la sfuccia, butta la polpa e fa i canditi con la buccia. E il padre dice, se mi fossi sporcato le mani e avessi parlato prima con l'uno, poi con l'altro, avessi indagato sugli interessi di ciascuna delle due parti in causa, forse avrei potuto dire: senti, sbuccia l'arancia, anzi, fatti la spremuta, poi dammi le due mezze arance che gli hai dato a tuo fratello che si farà i canditi con la buccia. Avrei, invece di aver soddisfatto per metà due interessi, avrei soddisfatto interamente due interessi. Ovviamente tutto questo non lo può fare il giudice, perché il giudice non può spingersi a questa conciliativa, ma quella proposta conciliativa non potrà essere, lo potrà fare un soggetto terzo. Se il nostro legislatore avesse voluto sporcarsi le mani, forse piuttosto che fare una riforma del genere, avrebbe pensato ad altro. Grazie, scusate la lunghezza e non sinteticità. Non sinteticità. Grazie, grazie Dario, grazie per il tuo intervento, veramente bellissimo. E questo ultimo esempio mi ha fatto ricordare quando ho visto il mediatore, era il primo esempio che ci portavano, è veramente molto, molto, questo è molto significativo. Se qualcuno vuole intervenire, non so, avevo qualche domanda, sicuramente diciamo sull'ordine di esibizione. E anche la responsabilità dell'articolo 94. Argomenti proprio interessanti, capisco che è Non è una domanda tardi, però. preparata, quindi voglio un attimo di Vabbè. calare nel processo, ma sostanzialmente noi abbiamo, diciamo, una carrellata cosa. Allora, in realtà questa riforma, in modo più o meno strisciante, manifesta un certo litiganti, perché non ce lo possiamo nascondere, cioè ormai da parte, e tutte le riforme del processo civile tradiscono una certa antipatia nei confronti delle parti, perché chi va al tribunale rallenta questi standard di esecuzione, come c'erano il famoso rapporto Doing Business. Ricordate quando si parlava del rapporto Doing Business che dormiva, era un reato perché noi eravamo fra gli ultimi paesi Dopo il dove Sabon. il Gabon, poi si scopriva che il Doing Business, si è scoperto, il Doing Business era un reato per le imprese che devono investire in Gabon e vista la sicurezza sociale. In Gabon, quindi diciamo, non esistono i contributi previdenziali, in Gabon le imprese non pagano tasse, quindi è meglio investire in Gabon che investire in Italia, perché poi in Gabon il
diciamo, producono le magliette a 20 centesimi, le vengono in Italia. Anche la Cina è meglio dell'Italia, ma non credo che debba essere la nostra aspirazione, è il modello del nostro legislatore, che invece per tanti anni ci ha fatto credere che dovevamo ispirarci a questa cosa. Nell'articolo, adesso si è introdotto tra le sanzioni, già conosciamo le sanzioni nel caso in cui un'imputazione viene rigettata, sappiamo che non viene il contributo unificato. Con buona pace dell'articolo 24, che dice che tutti possono agire in giudizio per fare valere i loro interessi legittimi, si possa agire in giudizio, l'idea della sanzione. Mi suona strano, cioè quando io sono con lezione gli studenti non lo capiscono, dicono: non è il diritto costituzionale, il diritto di azione, ma se c'è una sanzione, vuol dire che non c'è più un diritto. Potrebbero confrontare l'articolo 96, è stato inserito una previsione, un nuovo articolo, che ci dice che se il giudice emette una condanna al risarcimento di danni, articolo 97, allora il giudice deve anche condannare a pagare una multa. Quindi, oltre al pagamento, la grazia, perché cercavo di chiudere il computer che mi sta. Oltre al pagamento delle somme alla controparte, titolo di danni, è previsto il pagamento al favore della Cassa delle Ammende di una somma di denaro non inferiore a 500 e non superiore a 5.000, quindi ogni volta se ne poi che è stato previsto, visto che parliamo di questi sistemi, questo meccanismo di Cassazione. Cioè, in Cassazione c'è una novità che prevede che se la Corte di Cassazione ritiene il ricorso manifestamente inammissibile e infondato, il relatore sostanzialmente invia una proposta di provvedimento alle parti, quindi a questo punto la parte interessata può rinunciare all'emanazione della sentenza e allora non paga il raddoppio del contributo che è citato. Se invece chiede che comunque venga messa la sentenza, rischia molto però questo solo l'ultimo venerdì di novembre lo schiaffo, non è probabile. Normi che lasciano molto perplessi perché, diciamo, peraltro scindono il momento della decisione, della motivazione, che secondo me è la negazione dell'articolo 111 che prevede l'obbligo di motivazione, cioè dove si dice a un giudice, peraltro il collegio anticipa che lo dichiara inammissibile. È un meccanismo anomalo, peraltro poi con la beffa per cui in realtà va alle sezioni unite perché c'è il contrasto di giurisprudenza, poi lo vede rigettato e paga la sanzione. Chi ha proposto il ricorso tardivo? No. Quindi anche questo, diciamo, è un tema che lascia molto perplessi. Per quanto riguarda poi l'ordine di iscrizione, abbiamo, cioè, è previsto che se la parte non ottempera l'ordine di iscrizione, cioè, nella parte non. Forse è più No, 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 è chiaro comunque. Se la parte non ottempera l'ordine di esibizione, la parte subisce una sanzione che adesso acquisisce un importo corposo, quindi 500 euro a 3.000 euro. Quindi qua c'è una ingerenza forte, anche se questo per esempio non risolverà il problema della giustizia, perché diciamo, poi sarà un'analisi costi-benefici che poi a parte fare, però il tema dell'esibizione molto discusso e da allora contenziosi molto ampi, ma sicuramente se la parte deve esibire il documento che dà ragione alla controparte, incorre la sanzione, non rischia la sanzione, peraltro la nostra previsione giudicata è strana questo sistema delle sanzioni. Mi ricordo invece questa nota, visto che proprio in 2 minuti, visto che ho detto che ho parlato poco, ma sono maglioso, la nuova legge ha rafforzato il 614 bis. Cioè, un istituto che è stato rapportato nel 614 bis, che prevede il pagamento di importi di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. Chi
che però è una norma sulla utilità. Io qualche tempo apprezzo la cautela nella giurisprudenza nell'applicarla. È un'importazione che è stata molto declamata, ma che diciamo un po' strana alla nostra mentalità, al nostro modo di operare. E in parte in realtà si scontra con l'intento della riforma, perché l'intento della riforma è ridurre il contenzioso. È chiaro che il 314 bis è proprio, sarebbe, è proprio utilizzato anche perché questa è fonte di grande contenzioso, cioè il litigio, oltre ad essere una norma senza parametri, perché ancora il legislatore non ci ha detto qual è il parametro che deve essere utilizzato per questa condanna al pagamento di pagamento di somme di denaro. Diciamo, spero di aver risposto alla domanda. Però due punti in ci trova sempre. Spero assolutamente. Vabbè, è una donna che si tiene a parlare come uomo. Non era questa l'intenzione. No, lo so, sto scherzando. Ma semmai è perché sono due argomenti, anche quello del 614 bis, che in effetti non avevamo approfondito. Ma ne abbiamo tanti altri. Diciamo, abbiamo la vendita dell'immobile diretta da parte del debitore, dell'esecuzione. Cioè, i temi sono numerosi. Il problema, secondo me, concludo davvero, è che il legislatore, forse invece di affidare la riforma a scopi che dovrebbero risolvere tutti i problemi, forse dovrebbe procedere un po' più con cautela, cioè cercare di affrontare i problemi concreti come si vanno a presentare. Forse il momento politico non lo consentiva in questo caso, quindi ci scontriamo con queste difficoltà. Speriamo, più che altro speriamo che dal punto di vista tecnico, da qui all'entrata in vigore, soprattutto ovviamente le norme che entreranno in vigore nel 30 giugno, perché quelle che entreranno io dico comunque sostanzialmente, a parte problemi di adattamento, le norme che entreranno in vigore il 1 gennaio non presentano difficoltà eclatanti. Dovremo adattarci a nuovi meccanismi, anche la nuova udienza di trattazione scritta, che diciamo qua, anzi, secondo me, giustamente il legislatore non la chiama più udienza di trattazione scritta, che era diciamo una contraddizione in termini. Cioè, in sostituzione dell'udienza c'è il termine per la nota, andrà adeguato probabilmente anche alla consulta del magistrato per le scadenze, questo sicuramente. Quindi questi interventi sono ben accetti. Il tema è che forse non c'erano i presupposti di tempo e di studio necessari per una riforma del processo civile, soprattutto nella fase iniziale, così approfondita, così profonda. Perché in realtà poi sappiamo tutti che il problema del processo civile non è dato dallo scambio di lavoro ex articolo 183, cioè la durata del processo non è legata ad uno scambio di difesa, ad un'udienza di prima comparizione, quindi non c'era quel tipo di antagonismo in questa fase. E forse anche, diciamo, il fatto che e ben venga anche la modifica del sommario, cioè il procedimento che si conclude con perché concludono con ordinanza, riportiamo alla sentenza e prevediamo anche la possibilità di un minimo di scambio di difese scritte. Da questo punto di vista è apprezzabile. E quando si vuole fare la rivoluzione, penso che si perde un attimo il contatto con la realtà di tutti i giorni. Scusatemi. Io ho dimenticato una cosa da dire a proposito dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Noi ci rendiamo conto che stiamo introducendo un sistema in cui, anzitutto, cioè per la provvisoria esecuzione, la richiesta di provvisoria esecuzione, la sospensione della provvisoria esecuzione, che il giudice no, ad oggi chiaramente provvede alla prima udienza. Noi abbiamo introdotto, cioè il legislatore ha introdotto un sistema in cui la prima udienza del processo è davvero un grosso punto interrogativo su quando sarà, perché noi citiamo a 120 giorni, e quindi non più a 90. E il giudice dovrà confermare o differire l'udienza, ma io sono convinto che il giudice per lo più differirà l'udienza perché avrà necessità di calendarizzare il proprio lavoro, visto che
dovrà studiarsi il fascicolo, dovrà, non dovrà riservare i suoi provvedimenti all'udienza, dovrà interrogare liberamente le parti. Quindi noi rischiamo che nell'opposizione al decreto ingiuntivo, tanto la richiesta di provvisoria esecuzione quanto la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione abbia tempi dilatatissimi. In questo il legislatore è assolutamente carente, salvo fare noi le istanze, non so come si risolverà. E il problema è che non hanno mai fatto un'opposizione al decreto ingiuntivo, non hanno mai ricevuto un decreto ingiuntivo che ha scritto, non dico come parte, come avvocato, quindi non ci sono posti il problema. Ma poi con rallentamento con tutte le conseguenze anche per i, diciamo, sull'economia. Ecco, questo poi dico, che era l'obiettivo principale forse del legislatore, diciamo, non so quanto perseguito. Allora ci saranno, come aveva anticipato all'inizio il professor Zino, altri incontri sulla mediazione e negoziazione assistita a fine gennaio, la riforma del processo ordinario e rito semplificato, ne riparleremo in maniera più approfondita a febbraio, le indignazioni a marzo e procedimenti materiali famiglia il 23 maggio, fine maggio. Però vi daremo aggiornati e poi sulla piattaforma riconosco il fatto di avere tutti gli eventi. Vi ringrazio, ringrazio coloro che sono stati presenti. Cosa? Esatto, Quindi arriva la prepotenza, infatti è questo. Sì, però c'è quella frase terribile, il giudice può dare tempo. Io ho utilizzato molto. A me è successo per una causa mia personale, per compensi di avvocato, che alla prima udienza del sommario non mi è annullato il termine. Ingegnere, abbiamo finito, può chiudere la conversazione. Perfetto. Provvedo a chiudere la riunione allora. Io ho utilizzato il 702. Come? Perché comunque è un rito. Potete chiudere la connessione. Abbiamo finito. Sì, sì, provvediamo, grazie. Molto spesso il 702 al